Benvenuti a tutti, io sono Alessio Marconi di Sinistra Classe Rivoluzione, che è la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale, un'organizzazione internazionale presente in più di 30 paesi in tutto il mondo, non è mai una cosa di che si organizza, tempo io metto in muto arbitrariamente, mi perdonerete. Vi darò la parola secondo la richiesta. Un'organizzazione, dicevo, presente in più di 30 paesi in tutto il mondo che lavora quotidianamente per l'abbattimento del sistema capitalista, un sistema che sta facendo vedere proprio in queste settimane il suo volto più reale e più disumano. Già dal 2008 noi abbiamo visto fallimento di questo sistema con la crisi economica, con anche i giornali, gli editoriali di testate come il Financial Times, l'Economist hanno cominciato a mettere apertamente in discussione il capitalismo e mostravano essi per primi come le previsioni e l'analisi di Marx si rivelasse attuale, molto più di tante altre teorie che erano state sviluppate successivamente e che diciamo, erano state decantate come nuove teorie in grado di spiegare meglio il mondo. Se è possibile, la situazione che stiamo vivendo in queste settimane lo mostra in maniera ancora più netta e feroce, con la pandemia che sta provocando centinaia di migliaia di morti, arriveremo a milioni di morti, molti delle quali evitabili se ci fosse stata una gestione pianificata, tempestiva, se ci fossero dei sistemi sanitari pubblici, dei sistemi di prevenzione. E penso che abbiamo tutti davanti agli occhi sicuramente la situazione qua in Italia, ma anche quello che succede per esempio in paesi come l'Ecuador, dove abbiamo visto appunto i corpi abbandonati per le strade perché nessuno passava a prenderli per dare una sepoltura, ma anche in paesi cosiddetti a capitalismo avanzato come gli Stati Uniti d'America, dove se non hai un'assicurazione medica non ti curano e quindi ci sono stati casi di ragazzi anche di 17 anni che sono morti su un'ambulanza fuori dagli ospedali. Questo oggettivamente pone davanti agli occhi di milioni di persone il fallimento di questo sistema economico e la necessità di trovare un'alternativa. Ora, proprio per lavorare per la ricerca di questa alternativa, questa è l'attività che sviluppiamo a livello internazionale quotidianamente, in queste condizioni di quarantena abbiamo continuato a fare attività, in realtà l'abbiamo intensificata per certi versi, nonostante ovviamente certe forme di attività fisica per strada o con la pubblicazione regolare del nostro giornale cartaceo non è possibile, però abbiamo innanzitutto cercato di garantire pubblicazioni online sia sul nostro sito internazionale, che vi invito ad andare a vedere per chi non lo conosce ancora, che è marxist.com, sia sui siti nazionali che sono rivoluzione.red e marxismo.net. Proprio dall'Italia è partito un appello che abbiamo promosso, lanciato e sottoscritto da centinaia di lavoratori, di delegati sindacali, intitolato "I lavoratori non sono carne da macello", contro il mantenimento delle attività produttive non essenziali, per cui in una situazione in cui le persone, diciamo, nella loro vita quotidiana non possono uscire di casa, parchetto viene accusato di essere un untore, invece i lavoratori sono obbligati ad andare per produrre, per garantire il profitto, anche se diciamo, lavorano in settori che in alcun modo contribuiscono alla soluzione di questa pandemia né a servizi essenziali per il funzionamento, diciamo, fondamentale della società. Questo appello ha riscosso un grande successo. Il 30 marzo abbiamo fatto una assemblea online. Potete trovare la registrazione sul canale YouTube di Sinistra Classe Rivoluzione, poi vi invieremo
tutti i link che vi sto citando in questo momento, e un appello che ha raccolto in questo momento più di 200 sottoscrizioni a livello nazionale e 500 a livello internazionale, ma stanno man mano arrivando le nuove sottoscrizioni e appunto sta avendo una diffusione in tutto il mondo. Stiamo garantendo degli streaming settimanali il venerdì pomeriggio alle 18:30, e questi li trovate sul nostro canale YouTube. L'ultimo di ieri è stato tutto dedicato alla situazione del sistema sanitario nazionale e agli ultimi 30 anni di tagli che ci sono stati appunto alla sanità pubblica e al sistema di regionalizzazione e privatizzazione che ci hanno portato nella situazione che viviamo in questi giorni. Tutti questi materiali appunto li forniamo per cercare di dare un punto di vista alternativo rispetto a quello che si trova quotidianamente sulle televisioni, sui giornali, e delle idee appunto che possano dare un'alternativa concreta alla situazione che vive. Abbiamo promosso questo ciclo di tre discussioni, i gruppi di studio marxisti, perché riteniamo che sia fondamentale curare, discutere, leggere la teoria per comprendere le ragioni per cui siamo arrivati in questa situazione e un'analisi che possa offrire concretamente, appunto, come vi dicevo, un'alternativa. Questa teoria per noi è la teoria marxista, quella genuina, quella vera, con forme deformate che sono state sviluppate successivamente. La prossima discussione sarà dedicata appunto a una di queste deformazioni, cioè allo stalinismo. Le abbiamo organizzate online, aperte a tutti, perché proprio per cercare di offrire un momento di discussione collettiva a tante persone che in questo momento appunto cercano una visione alternativa del mondo. Questo ciclo avrà tre incontri, quello di oggi che è le idee di Karl Marx e la necessità di una rivoluzione. Sabato prossimo, sempre alle 15, discuteremo stalinismo, un'eredità che non ci appartiene, e infine il 25 aprile, diciamo per la ricorrenza, l'anniversario della liberazione, avremo una discussione intitolata Quando i lavoratori hanno sconfitto il fascismo, dedicata a ripercorrere alcune mobilitazioni di massa appunto, dei lavoratori contro il fascismo. Ora, solo alcune parole su come si svolge questa riunione. Avremo un'introduzione, una relazione introduttiva che sarà tenuta da Vittorio Saldutti, che fa parte della redazione della nostra rivista teorica, Faccio e Martello, e del sito marxismo.net. La relazione durerà poco meno di un'ora. Terminata la relazione apriremo il dibattito. Sarà possibile fare delle domande o dei brevi interventi. Visto il numero dei partecipanti, chiediamo di stare entro i 5 minuti. Chi vuole intervenire può alzare, la trovate il tastino, se aprite l'elenco dei partecipanti alla vostra destra dello schermo, raise hand, si sale la manina virtuale, io le vedo, prendo nota degli interventi e poi in ordine do la parola a chi ha chiesto, a chi l'ha chiesta. Appunto, chiedo cortesemente a tutti di tenere microfono e video chiusi se non stanno intervenendo e di aprirli, chiederò io direttamente a chi deve intervenire, di aprirli per parlare. Sempre a destra, se l'aprite, c'è una chat. Sulla chat avete la possibilità di, anche qui, fare delle domande o dei commenti, scegliendo se rivolgerli a tutti i partecipanti o solo al moderatore, cioè al sottoscritto. Eventuali domande che non ci sia tempo o preferiate sviluppare per iscritto nella chat saranno girati al relatore, che alla fine del dibattito replicherà appunto alle domande che sono state poste e agli interventi. Come dicevo poco fa, stiamo registrando per avere una registrazione della relazione introduttiva che poi sarà pubblicata su YouTube. Io credo che
diciamo, di aver detto quello che dovevo dire. Avete ricevuto una mail, chi di voi non si è iscritto proprio, diciamo, oggi o nella tarda giornata di ieri, una mail con il testo di base che discutiamo oggi, proprio l'articolo Le idee di Karl Marx. In quella mail c'era anche un catalogo delle nostre pubblicazioni, se c'è qualcosa che vi interessa potete chiedercelo e ve lo spediamo. C'era anche un link per dare un contributo, diciamo, per sostenere le spese di tutta questa attività, compresa l'organizzazione di questa discussione. Alcuni di voi ci hanno segnalati che il link era difettato, per cui lo reinvieremo insieme a, diciamo, un piccolo questionario per raccogliere i vostri pareri alla fine di questa discussione. Detto questo, io non aggiungerei altro e lascerei la parola a Vittorio Saldutti per introdurre questa, questa discussione. Grazie ancora per essere qui con noi e buona discussione a tutti. Allora, lo diceva già Alessio, a cui chiedo peraltro di segnalarmi eventuali problemi tecnici con il microfono, perché avevo difficoltà a leggere anche la, la chat contemporanea. Appunto diceva che negli ultimi tempi sembra essere tornato di moda Karl Marx. Le idee di Karl Marx sono argomento di discussione in tantissimi ambiti. Pensiamo ad esempio ai cataloghi delle principali case editrici. Oramai tutte le case editrici italiane ed estere hanno al loro interno titoli in molti casi legati alla riflessione, al pensiero di Karl Marx. Devo dire purtroppo ancora pochi lavori autentici di Marx. Nelle accademie si ritorna a parlare di Karl Marx, nell'università, e i corsi, diciamo, qualche corso timidamente inizia a riprendere appunto l'idea, a discutere, a riflettere sulle, sulle idee di Karl Marx. La cosa più interessante è che nel dibattito pubblico le idee di Karl Marx sono tornate a essere presenti. Chiedo ad Alessio di farmi condividere lo schermo per mostrarvi appunto alcune delle, delle copertine di riviste nazionali, internazionali, legate alle grandi pubblicazioni della stampa borghese in Italia e nel mondo, che appunto hanno come protagonista Marx, e qui appunto mi sto limitando alle sole copertine, perché articoli e pubblicazioni si buttano. Le Monde dedica appunto un'intera biografia in uno suo speciale a Karl Marx. Der Spiegel qualche anno fa, nel 2010, dedicava un numero, uno spettro si torna a girare evidentemente per l'Europa, dedicato a, a Karl Marx. Questo è un altro appunto numero di Le Monde dedicato sempre a, a Marx, ma anche in Italia l'attenzione per Karl Marx è enormemente aumentata. E questo appunto è l'espresso di qualche tempo fa, basta leggere il sottotitolo: profetico, sovversivo, messianico, realista e utopico. 30 anni fa, con il fallimento del socialismo reale, sembrava passata e invece aveva previsto tutto. Marx non è morto, ecco, questo titola una delle più importanti riviste di sinistra in Italia, e anche più recentemente appunto l'inserto culturale di Repubblica dedicava la sua copertina a, a Karl Marx. E questo può, diciamo, sembrare quasi scontato per chi ha visto questa attenzione crescente negli ultimi 10 anni verso, verso Karl Marx, questo sdoganamento di Karl Marx avvenuto negli ultimi 10 anni, ma non è così scontato. Non è così scontato perché 20 o 30 anni fa, quando io iniziavo a fare politica, parlare di Karl Marx era sostanzialmente un tabù. Negli anni 90, dopo il crollo dei regimi stalinisti, di cui parleremo la settimana prossima, le idee di Karl Marx erano considerate superate, chiaramente con un sospiro di sollievo da parte della classe dominante,
ma, ed è molto più grave, erano considerate superate da buona parte delle organizzazioni di sinistra che ancora avevano un radicamento, una presenza e dirigevano soprattutto milioni di lavoratori non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. E appunto negli anni 90, all'inizio di questo secolo, ci fu una vera e propria caccia all'idea più innovativa, quella che in qualche modo sembrava mettere di più in discussione le vecchie concezioni di Karl Marx. In alcuni contesti era letteralmente tabù parlare di Marx. Prima dicevo appunto come in università, adesso qualche corso inizia nuovamente a prendere in considerazione le sue idee. Negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, questo era del tutto impensabile, espulso totalmente dal dibattito intellettuale. E questo, diciamo, questa inversione di tendenza è avvenuta non per la volontà di chi in qualche modo fa le politiche culturali o di chi egemonizza il dibattito culturale in Italia e negli altri paesi, ma il ritorno in auge di Marx è dovuto alla resistenza delle sue idee. La crisi del 2008 ha infatti infranto le certezze di un capitalismo, i sogni di un capitalismo senza crisi che si erano affermati negli anni precedenti, un capitalismo in grado di rigenerarsi, di risolvere autonomamente i suoi problemi. E di fronte a una crisi devastante come è stata quella di poco più di 10 anni fa, si è tornata a guardare con un certo interesse alle idee di Karl Marx. Su questo, sul titolo, diciamo, del nostro seminario, voglio fare due premesse. La prima è che quando ci riferiamo alle idee di Karl Marx intendiamo anche riferirci in molti casi alle idee sviluppate dal suo principale amico e collaboratore, che è appunto Engels, che in primis riconobbe in Marx l'ideatore delle principali concezioni, e lui si limitò, diciamo, per sua affermazione forse troppo modesta, ad adattarla in certi contesti. Io non farò molte citazioni perché mi rendo conto siano un po' stancanti in questa modalità di discussione, però un paio le voglio fare. Una nota di Engels dedicata appunto a Marx quando Marx era appunto morto, una nota al un testo di Feuerbach, dice: non posso negare che prima e durante la mia collaborazione di 40 anni con Marx io ebbi pure una certa qual parte indipendente, tanto con la fondazione quanto all'elaborazione della teoria. Ma la maggior parte delle idee direttrici fondamentali, particolarmente nel campo economico e storico, e specialmente la loro netta formulazione definitiva, appartengono a Marx. Il contributo che gli ho dato, eccezion fatta per un paio di scienze speciali, avrebbe potuto essere apportato da Marx anche senza di me. Ciò che Marx ha fatto, invece, io non sarei stato in grado di farlo. Marx stava più in alto, vedeva più lontano, aveva una visione più larga e più rapida di tutti noi. Marx era un genio, noi tutt'al più avevamo del talento. Queste le parole di Marx, di Engels, sul contributo di Marx all'elaborazione appunto del pensiero, che va giustamente, finisce di dire Engels, sotto il suo nome. Questa precisazione la faccio perché voglio appunto sgomberare il campo da una moda, che è una moda fondamentalmente accademica. Alcuni di voi credo frequentino ambienti universitari. Ecco, in questi ambienti si è, anche con una certa influenza sulle organizzazioni politiche, hanno distinto tra alcune idee marxiane proprie di Marx rispetto al marxismo, che sarebbe appunto una costruzione successiva dovuta in parte ad Engels, in parte soprattutto a Lenin. Ecco, non è questo quello che noi pensiamo. Chiunque ha cercato di individuare questo nucleo originale di Marx scisso da Engels e poi successivamente da un suo prosecutore come Lenin, in realtà ha molto spesso costruito un'immagine finta, fasulla del marxismo. La seconda premessa è che noi faremo riferimento alle idee di Marx come un insieme coerente di teorie.
Marx non sviluppa un sistema filosofico organico complessivo, come hanno fatto prima di lui in Germania Kant o soprattutto Hegel, ma le sue idee sono correlate una all'altra e non possono essere separate o scelte l'una rispetto all'altra a rischio di tradire le idee fondamentali che lui ha sviluppato. Prima parlavamo appunto dei giornali della borghesia che parlano di Karl Marx, molto spesso scelgono questa o quell'idea che in qualche modo gli aiuta a comprendere i fenomeni più complessi del mondo attuale, ma su altre, diciamo, glissano quantomeno se non le tacciono del tutto o le nascondono, occultando appunto alcuni aspetti centrali, quella che io anche più avanti definirò la chiave di volta del sistema di pensiero di Marx. E quindi vediamo appunto come si articolano il complesso delle idee di Karl Marx. Ci sono tre campi fondamentali, Lenin definiva questi tre parti fondamentali, le tre fonti, le tre parti integranti del marxismo. Però a procedere in maniera ordinata, seguendo appunto una specie di indice per rendere il mio discorso più comprensibile possibile. Le tre parti integranti sono l'economia marxista, il materialismo storico e il materialismo dialettico o dialettica materialista, appunto erano le due definizioni. Partiamo appunto dall'economia. Marx ed Engels iniziano a elaborare un loro pensiero, una loro visione del mondo. Nell'Ottocento si conoscono, insomma, iniziano a lavorare intorno al 1844-1845 e hanno davanti due oggetti di osservazione. Il primo è la filosofia precedente, sono appunto, in particolare Marx lo è, uno studente di filosofia, e partecipa ad un enorme dibattito intellettuale che si sviluppa in Germania dopo il magistero di Hegel e dei suoi prosecutori o avversari. Dall'altro, ed è l'interesse, diciamo, specifico, puntuale di Marx ed Engels, loro osservano la realtà. Quindi non si limitano appunto a discutere idee altrui e a formulare proprie idee, ma provano ad arrivare a questo risultato, cioè all'idea di formulare un pensiero teorico, partendo da ciò che effettivamente osservano davanti ai loro occhi nel mondo fuori dalle aule universitarie. E questa appunto è la base fondante del marxismo come filosofia materialistica. E che appunto consente anche poi di ridiscutere le idee. Quindi si parte dall'osservazione del reale, per di quello che appunto li circonda, per arrivare appunto a una contestazione delle idee filosofiche e all'elaborazione di una nuova teoria filosofica. E l'economia marxista non è altro che il primo tassello dell'osservazione della realtà. Quindi non è uno studio, diciamo, astratto, ma è il tentativo di comprendere alcune dinamiche che puntualmente loro verificano nella società. L'obiettivo che si propone Marx è quello di capire come nelle società, quelle in cui vivono loro, quindi nei paesi dell'Occidente europeo, stia evolvendo la produzione e la distribuzione della ricchezza, dove per ricchezza va inteso tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno, quindi i mezzi materiali per la sussistenza, ciò di cui noi abbiamo bisogno per vivere, per sopravvivere, per vivere quanto meglio sia possibile. E appunto quello che hanno davanti è il sistema capitalistico nella sua fase aurorale, nel senso, diciamo, nella sua fase di inizio del suo dominio, che appunto poi si è prolungato fino ad oggi. E
appunto Marx ed Engels osservano, a partire già dal primo testo fondamentale, già ne erano scritti alcuni prima, il manifesto del Partito Comunista, che appunto è il sistema capitalistico, il sistema che ha moltiplicato enormemente rispetto al passato gli strumenti di produzione, i mezzi di produzione. E appunto dicono, durante il suo dominio di classe, appena secolare, la borghesia ha creato forze produttive di massa molto maggiori e più colossali che non avessero mai fatto tutte insieme le altre generazioni del passato. Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, l'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, la navigazione a vapore, le ferrovie, i telegrafi elettrici, il dissolamento di interi continenti, la navigabilità dei fiumi, popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo. Quale dei secoli antecedenti immaginava che nel grembo del lavoro sociale stessero sopite tali forze produttive? Marx appunto osserva la capacità che il capitalismo ha di moltiplicare i mezzi di produzione e di espandersi su tutta la terra. Le caratteristiche specifiche di questo modo di produrre, di questo modo di generare ricchezza e mezzi materiali di sussistenza, è nel lavoro, e il lavoro nel capitalismo è il lavoro sociale, cioè un lavoro che appunto è condiviso da tante persone. Non c'è più il singolo lavoratore nella sua bottega, ma ci sono tanti operai, tanti lavoratori, che ognuno per una sua parte contribuisce appunto a creare la ricchezza. Milioni di persone, sempre più persone che vengono inserite, coinvolte nel sistema produttivo, contribuendo ognuno per la sua parte appunto alla produzione di ricchezza. Questa ricchezza è prodotta appunto da milioni di persone, e poi lo vedremo, sempre di più saranno nel futuro le persone che contribuiranno a costruire questa ricchezza, ma questa non è distribuita in maniera equa, perché chi possiede la proprietà delle fabbriche, dei mezzi di produzione, una parte la restituisce di questa ricchezza sotto forma di salari, una parte sempre decrescente, il tentativo è sempre di dare sempre di meno ai propri dipendenti, ma tutto il resto della ricchezza che viene prodotto viene intascato, viene privatizzato dai proprietari di questi dei mezzi di produzione. E questo fa sì che si separino due classi, che il divario tra queste due classi, chi detiene i mezzi di produzione e chi invece lavora all'interno dei luoghi di lavoro, sia sempre crescente. E questa non è l'unica dinamica che Marx ed Engels osservano, perché appunto vedono come la competizione tra un capitalista e un altro, tra i capitalisti di un paese e i capitalisti di un altro paese, faccia sì che qualcuno sia perdente in questa competizione e che qualcun altro possa in qualche modo accaparrarsi aziende, fette di mercato, quindi una lotta che vede soccombere una parte e l'altra parte ulteriormente, diciamo, ingrandirsi. E questo portava in prospettiva, rispetto a quello che vedevano Marx ed Engels, ha un esito: sempre meno aziende, sempre meno holding, trust commerciali, sempre meno grossi gruppi avrebbero avuto sempre più fette di mercato, espandendosi nel mondo. E questo avrebbe fatto sì che il divario di cui parlavamo prima tra padroni e proletari, tra lavoratori e borghesia, tra borghesia e proletariato, divenisse nei fatti incolmabili, e solo un pugno di capitalisti avrebbe conquistato, diciamo, dominato, controllato l'economia mondiale. Quando Marx ed Engels osservano questo e lo scrivono, descrivono così efficacemente nel manifesto del Partito Comunista, questo processo è una fase assolutamente embrionale. Appunto, l'industria, come la descrive Marx, è presente in 3-4 paesi europei, alcuni di questi paesi non sono neanche giunti a un'unità nazionale politica. Quindi appunto è qualcosa che loro prospettano, osservano un dato, diciamo, in una fase iniziale, e sono capaci, diciamo, di vedere dove
dove ciò avrebbe condotto. E il tempo in realtà è stato galantuomo, perché ha mostrato come nei fatti quelle intuizioni fossero assolutamente corrette, e invece sbagliassero chi ha sbagliato, chi negli anni appunto scorsi, diciamo prima della crisi del 2008, anche a sinistra ha parlato di fine del lavoro, di fine della classe operaia. Questo appunto era una teoria molto in voga in tante organizzazioni di sinistra. Perché? Perché le aziende nei paesi occidentali delocalizzavano in altri paesi, e di questo fenomeno questi teorici, queste organizzazioni avevano una visione del tutto superficiale, perché spostandosi in altri luoghi questo non voleva dire che la classe operaia stesse scomparendo, ma anzi, quando veniva delocalizzata le produzioni acquisivano dimensioni gigantesche e colossali mai viste prima, e in Occidente appunto la chiusura di alcuni stabilimenti industriali fece sì che si sviluppasse un terziario che però da un punto di vista delle forme produttive non era affatto diverso dallo sfruttamento, dalla dinamica che il capitalismo complessivamente aveva sviluppato nel tempo. E appunto basta osservare alcune immagini, ecco, queste sono le immagini di stabilimenti di produzioni anche avanzate in paesi orientali, ecco, questo è abbastanza emblematico delle dimensioni che ancora oggi ha la classe operaia, di come la produzione sia ancora una produzione sociale, collettiva, delle persone. Ecco, ma questo appunto non è scomparso in Occidente, perché questa fabbrica, questa foto è una fabbrica appunto che si trova a pochi chilometri da dove vi sto parlando, e appunto la produzione è ancora una produzione associata di persone, appunto di lavoratori, di operai che lavorano in sinergia sostanzialmente. E anche il terziario, ecco, questo è un esempio di terziario di servizi che si sono sviluppati in Occidente, ecco, tutto è, certo non è appunto la scomparsa di lavoratori dipendenti che producono in qualche modo ricchezza per i loro datori di lavoro in forme collettive, in forme associate. E Marx, oltre ad aver appunto anticipato lo sviluppo che ha avuto la classe operaia nel corso del tempo, fino a diventare appunto una classe di dimensioni gigantesche, aveva anche anticipato quel fenomeno della globalizzazione di cui si è molto discusso negli anni scorsi, cioè l'idea che l'economia si è interconnessa tra tutti gli angoli del mondo. E quindi abbiamo visto che cosa? Per esempio, che se a Wuhan le fabbriche si bloccano le fabbriche anche in tutto il resto del mondo, perché magari dei componenti vengono prodotti da una parte e sono funzionali alla produzione di altri luoghi. E normalmente l'economia oramai vede magari un paese produrre materie prime che vengono lavorate in un secondo paese, con modelli e progetti sviluppati in un terzo paese, per poi essere in qualche modo distribuite in tutto il mondo. E ancora nei giorni scorsi, leggendo i giornali, si leggeva appunto l'invito di alcune fabbriche tedesche alla Merkel a evitare un conflitto con l'Italia, perché buona parte della componentistica, dei componenti per costruire le macchine in Germania, viene dall'Italia, e quindi creare attriti, diciamo, avrebbe in qualche modo messo in crisi l'intera filiera produttiva di quei settori. Il mondo infatti è diventato molto più piccolo. Ma insieme a questo processo di espansione del sistema di produzione, del sistema capitalistico, abbiamo visto anche un altro fenomeno previsto appunto da Marx, cioè il crescere, lo svilupparsi di monopoli che sono ormai sostanzialmente la norma. Noi stiamo comunicando attraverso dei computer. Sono due le aziende che nei fatti producono software per computer, quindi o scegli di dare i soldi alla Apple o alla Microsoft. I cellulari, le grandi aziende che producono cellulari sono 4 o 5,
se si va in un supermercato si ha una buona possibilità anche nei nostri paesi, pur se con nomi differenti, di entrare in un supermercato di Walmart o della Tesco. Se compriamo per esempio degli occhiali, per venire all'Italia, che pure partecipa di questo fenomeno, 9 volte su 10 acquisteremo degli occhiali in Xoptica, anche se con marchi differenti. E questo appunto ha fatto sì che ci sia stata una crescente concentrazione delle ricchezze che appunto ormai sono detenute da pochissime persone. Secondo appunto dei calcoli che si basano appunto sulle dichiarazioni dei redditi di questi signori, i 2.000 uomini più ricchi del pianeta posseggono 8.700 miliardi. Vuol dire la metà del PIL degli Stati Uniti, cioè della più grande potenza economica mondiale. E sono questi signori, molti li conoscete. Il primo, Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, gli altri appunto conoscete loro e probabilmente sicuramente conoscerete in molti casi anche le aziende di cui sono proprietari. Dicevo, Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, dal 2018 al 2019 guadagna 19 miliardi, ecco, queste qua sono le cifre dei loro conti in banca, non delle loro aziende, che hanno ovviamente fatturati molto molto più grandi, ma proprio diciamo quello che c'è nel loro bancomat, ecco, diciamo così, anche se non credo che vanno a prelevare allo sportello. Appunto, dicevo, Bezos nel giro di un anno guadagna 19 miliardi, guadagna molto meno dell'anno prima, perché l'anno prima, nel 2017, aveva guadagnato 31 miliardi di dollari, il che vuol dire, per fare qualche calcolo, che guadagna 36 mila dollari al minuto. In 30 secondi guadagna lo stipendio di un italiano medio, lordo, evidentemente. E questo ha fatto sì che la polarizzazione tra ricchi e poveri, tra lavoratori e padroni, abbia raggiunto un'ampiezza mai vista prima. Le differenze sociali di ricchezza nel mondo non hanno mai visto, diciamo, il grado di separazione appunto da ricchi e poveri che noi stiamo vedendo in questi anni. Anni di crisi, si diceva appunto, ma di crisi solo per qualcuno evidentemente e non per tutti. Ma l'analisi di Marx si confronta anche con un altro fenomeno che pure si è rivelato sostanzialmente corretto. Per chi lui osserva questa una dinamica, il modo di produrre sociale, cioè il fatto che ci siano tante persone che devono produrre mezzi di sussistenza, la ricchezza dei vari paesi, condividendo appunto un lavoro ormai socializzato, ma il fatto che il profitto sia accumulato in maniera privata, crea una tensione appunto, una polarizzazione inevitabile, che nei fatti si trasforma inevitabilmente in conflittualità, in lotta tra le due classi, che sono appunto le due classi antagoniste del sistema capitalista, che mai appunto come in questo momento storico è evidente, e devo dire appunto mai come in questo momento storico è chiaro che la società si divide sempre di più in due sole classi contrapposte, se ben articolate al loro interno. E questa conflittualità è latente, è permanente all'interno della società, ed è tale per cui lo scontro tra le due classi e la ricerca ossessiva del profitto da parte dei padroni crea una serie di dinamiche sociali devastanti. La principale è che chi è, diciamo, nel mezzo, o va da una parte o va dall'altra, e per le dinamiche di questo sistema tendenzialmente andrà verso la proletarizzazione. Ed è quello che noi abbiamo visto in questi anni, dove appunto in Italia e negli altri paesi europei tantissime categorie che si sono percepite per decenni come
come classe media, che si riteneva appunto in una condizione, diciamo, in qualche modo di vantaggio, discreta rispetto ai lavoratori o a chi stava anche peggio dei lavoratori, hanno invece finito per cadere nella classe dei lavoratori. Gli insegnanti sono un esempio lampante, ma se pensate, se vi guardate attorno, anche molto spesso amici, parenti, che hanno magari titoli di studio importanti, che un tempo garantivano ottimi lavori, ingegneri, giornalisti, avvocati, e oggi diciamo non godono più di quei privilegi sociali, economici che erano collegati alle loro professioni, e vivono invece una condizione di subalternità, di dipendenza e in molti casi anche di bassi salari. Si potrebbe dire che lo stesso sta avvenendo anche con settori, pensiamo ai medici in questi giorni, che hanno visto un peggioramento costante delle loro condizioni di vita e di lavoro. Questo, diciamo, in generale, in forma riassuntiva per quanto riguarda l'economia. Ma venendo appunto alla seconda forma, diciamo, del pensiero marxista, ci confrontiamo con un aspetto decisivo anche all'interno della, anche per la propaganda della borghesia, che in tantissimi casi ci ha voluto far credere che sì, magari le cose non sono sempre perfette, ma tutto sommato sono il migliore dei mondi possibili. Quello che noi vediamo è meglio rispetto a tutte le altre possibilità, e che comunque sia tutto sommato una cosa normale, cioè che il sistema capitalista è sempre esistito in qualche modo e sempre sarà così. Questa è una concezione che nel tempo la borghesia ha provato a promuovere, ha provato a sviluppare, l'idea di un tempo ciclico, di un tempo ripetitivo sostanzialmente e immutabile. Marx contesta alla radice questa concezione e ha provato ad osservare la storia da un punto di vista materialistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che anziché concentrarsi sui singoli avvenimenti, sulle singole personalità e sulle idee che in qualche modo questi protagonisti della storia avevano prodotto, si è concentrato sulle formazioni sociali, cioè sul modo, appunto, che diciamo prima, attraverso il quale si è prodotta nel tempo la ricchezza, i mezzi di sussistenza delle varie persone. Partendo appunto da una contestazione di Hegel della sua concezione del tempo e della storia. Appunto, la storia per Hegel era l'evoluzione dello spirito nel tempo, cioè era la storia del campo di battaglia nel quale si erano scontrate idee differenti, alcune riuscendo sconfitte, altre invece riuscendo vincitrici, finché non si era arrivato in un processo evolutivo alla migliore idea possibile, la più razionale, la più ragionevole, che non era altro che lo Stato nazionale, a cui peraltro ambiva e che si doveva sostanzialmente concretizzare nello Stato nazionale prussiano. Marx ed Engels prendono, diciamo, questo ragionamento, dove ci sono appunto elementi di evoluzione e di conflittualità, di dialettica, però per rovesciarne alcuni presupposti, perché appunto eliminano le idee dalla base dei processi storici. Non sono le intenzioni delle persone a cambiare la storia, ma le condizioni materiali di vita, da cui derivano quindi, diciamo, come si produce appunto il necessario per vivere e per stare sempre meglio. E da ciò appunto si producono le sovrastrutture politiche, giuridiche, religiose, artistiche e così via. E questo, diciamo, riesce a rendere conto del divenire storico, perché si osserva che l'ideologia, per esempio, che era stata vista fino a quel momento come decisiva per l'evoluzione storica, il pensiero sostanzialmente decisiva per l'evoluzione delle persone, non era legato semplicemente al parto di uomini geniali,
come si pensava fino a quel momento, ma era il prodotto di determinate condizioni sociali e materiali. E questo lo si può vedere in alcuni diciamo, momenti storici. Io che mi occupo fondamentalmente di mondo antico, ecco, la concezione tradizionale voleva che il pensiero politico greco, quello che dà origine a concezioni come democrazia, oligarchia, maggioranza, voto, assemblea, tutta una serie di idee importanti nel successivo pensiero politico e in generale filosofico dell'Occidente, fosse il parto di menti appunto illuminate, Pericle, Aristotele e così via. E andando a vedere in realtà i processi nel loro concreto divenire, si osserva che ci sono delle basi materiali, la possibilità che hanno determinati gruppi sociali, grazie al lavoro schiavistico, grazie al dominio militare e politico ottenuto tramite la guerra, per esempio il caso di Atene, di liberare, diciamo, moltissimo tempo libero per poter appunto sviluppare e maturare concezioni politiche, filosofiche, come quelle che vi ricordavo prima. E così come anche la religione è un prodotto della storia, e lo scontro religioso, il dibattito intellettuale religioso è il prodotto di determinate condizioni storiche. L'esempio classico è quello delle guerre di religione in Europa in età moderna. Non è appunto dovuto a un teologo che trova una lettura diversa, che sviluppa una lettura differente dei testi sacri, ma ci sono delle condizioni oggettive, lo sviluppo delle città rispetto alla campagna, il mercantilismo di alcune zone dell'Europa, i conflitti appunto tra diversi principi in quel paese, e questo fa sì che si sviluppano anche delle concezioni religiose in contrasto, che sono sostanzialmente il riflesso di queste concezioni. Si arriva per esempio a un dio che è molto, diciamo, simile a un mercante borghese, che riconosce ai mercanti borghesi del centro Europa i loro meriti già in terra. Se sei ricco è perché Dio lo ha voluto, e per queste idee ci si batte. Come dicevano appunto Marx ed Engels in un libro fondamentale che è l'ideologia tedesca, non è la coscienza che determina la vita, ma è la vita che determina la coscienza. Cioè noi siamo, le nostre idee sono il prodotto del nostro essere sociale, il nostro essere in una società. Non potremo avere idee troppo diverse, anche se c'è un ruolo dell'individuo nello svilupparle, se vivessimo appunto in un contesto differente, quindi la realtà concreta che ci orienta in una direzione o in un'altra e che ci aiuta in qualche modo a maturare certe idee. Non abbiamo qui il tempo di entrare in tutta l'articolazione storica, diciamo che nella loro interpretazione ci sono succeduti nel tempo diversi sistemi produttivi, quello asiatico e schiavistico nel mondo antico, quello feudale nell'età medievale, e quello capitalistico che si inizia a sviluppare in età moderna e giunge al dominare la società appunto tra il 1600, tra il XVII secolo e oggi, dove è appunto ancora dominante. Questo cosa ci porta a concludere, però, che è la cosa fondamentale: il capitalismo, che ne pensino i suoi apologeti, non è eterno, non è sempre esistito, e è un modo di produzione che si è affermato in una lotta secolare contro quello che l'ha preceduto, appunto contro il feudalesimo, dal quale in qualche modo è emerso e che in qualche modo ha sconfitto grazie a dei processi rivoluzionari, perché appunto la storia è un processo appunto evolutivo, non c'è appunto ciclicità nel tempo, non c'è un eterno ritorno, ma è un processo non lineare, ecco, saremmo superficiali se pensassimo questo, perché dobbiamo contrastare l'idea che appunto le cose vanno così e così devono andare, che è quello che vorrebbero farci pensare gli intellettuali della borghesia,
ma dobbiamo anche prendere distanza dalle concezioni dei riformisti, che invece ci dicono no, le cose miglioreranno, ma poco alla volta, un passettino per volta. In realtà l'evoluzione non è così. L'evoluzione conosce dei momenti di stasi, a volte anche di arretramento, e poi delle rotture che sono fondamentali e che sono in alcuni casi necessarie perché il vecchio sistema venga abbattuto e venga sostituito da un nuovo sistema. Ed è quello che è avvenuto appunto per la borghesia, che alla fine si è dovuta imporre, non diciamo per una serie di accordi progressivi con l'aristocrazia, ma detronizzandola in Gran Bretagna con la rivoluzione inglese, in Francia con la rivoluzione francese e nel resto d'Europa con le grandi rivoluzioni del 1800. E quindi appunto anche questo è un altro elemento decisivo nel progredire della storia. E qui arrivo all'ultima parte, all'ultima delle forme del pensiero di Marx ed Engels, che è quella appunto del materialismo dialettico. Diciamo, Engels in particolare sviluppa questa parte del pensiero marxista. Marx non ebbe il tempo di farlo, e sviluppa alcune leggi, tre leggi in particolare. Al di là delle tre leggi che poi possiamo appunto approfondire anche successivamente, quello che è fondamentale comprendere è l'idea di fondo, diciamo, di questa filosofia di Marx, ed è appunto il dinamismo che loro pongono alla base e la dialettica, appunto, le relazioni che esistono tra le cose nella natura. Questa parte appunto della filosofia riguarda fondamentalmente come funziona la natura e che confronto si può istituire tra la natura e le forme appunto sociali, la società che noi osserviamo. E la natura vive di contrasti, vive anche laddove sembra essere più statica, in realtà di un febbrile movimento. Un bicchiere d'acqua sembra appunto inerte, in realtà la materia all'interno si muove continuazione. Le scoperte, diciamo, del Novecento, in particolare quella dell'atomo, hanno dimostrato come questo fosse assolutamente vero. C'è una legge delle tre che però è per noi decisiva per concludere, per andare verso le conclusioni di questo ragionamento, ed è che appunto la quantità si trasforma in qualità. Da un punto di vista della natura questo fenomeno si osserva in maniera molto semplice, molto evidente nei passaggi di stato. L'acqua rimane acqua pur modificandosi gradualmente, e da un punto di vista quantitativo dal 0 a 1 in realtà grado a 100 gradi centigradi, ma a un certo punto la quantità si trasforma in qualità, perché l'acqua smette di essere acqua e diventa vapore o ghiaccio al contrario. Ecco, questa osservazione in realtà è decisiva per comprendere anche le dinamiche politiche e sociali. Perché l'idea, quell'architrave, quella chiave di volta del pensiero di Marx, delle idee di Marx di cui parlavo all'inizio, è esattamente legato alla trasformazione, al cambiamento, o per meglio dire alla rivoluzione, che già prima dicevo essere necessaria per dare concretezza e per dare un esito al pensiero di Marx. E infatti, appunto, sulla, diciamo, nostra rivista noi poniamo una frase: i filosofi hanno finora solo interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo, che è la chiave di volta, appunto, il filtro attraverso cui possiamo comprendere e capire tutto il pensiero di Marx e di Engels. Questa frase fu scritta quando erano giovanissimi Marx ed Engels, nel 1945, quando riflettevano su Feuerbach, un filosofo tedesco, ed è appunto l'elemento cardinale di tutto quanto il loro pensiero. Ed è anche l'idea, non casualmente, nascosta dalla borghesia. Pure chi, diciamo, testimonia grandi apprezzamenti
per Marx ed Engels, magari nell'analisi della crisi, adesso ci arriveremo, quando si arriva alle conclusioni a cui approdarono Marx ed Engels, cioè che il mondo non bastava osservarlo, ma bisognava modificarlo, e modificarlo in un certo modo, perché quel modo era inevitabile, cioè con la rivoluzione. Ecco, su quello, diciamo, cade un certo silenzio. Marx viene, lo dicevamo all'inizio, ripreso negli ultimi anni, dopo il 2008, perché in qualche modo la crisi che Marx riteneva fosse congenita nel sistema capitalista ha fatto venire meno tutta una serie di illusioni della borghesia in un sistema che fosse oramai privo di conflittualità. In realtà lui aveva visto appunto una dinamica ricorrente in questo sistema. La produzione appunto aumenta, ma i padroni vogliono continuamente erodere il salario per aumentare i propri profitti. Fasce sempre maggiori della popolazione finiscono per essere proletarizzate, perché appunto la conflittualità e l'accaparramento da parte della grande borghesia delle ricchezze colpisce anche i settori intermedi, aumenta la disoccupazione e le merci rimangono sostanzialmente in venduta, perché gli operai non hanno più soldi, perché appunto la disoccupazione impoverisce altre fasce della popolazione. E il sistema entra in una crisi di sovrapproduzione, o come è stata quella del 2008, di sovracapacità. Siamo capaci di produrre troppo rispetto a quello che il mercato in qualche modo richiede. E per tornare a una situazione di normalità occorre licenziare, tagliare lo stato sociale, ridurre i servizi. Noi viviamo in una nuova fase, in una crisi, questa volta sanitaria, che ovviamente si collega a una crisi economica, che è anche l'esito dei tagli, lo abbiamo discusso più volte. Andate sul sito e troverete articoli e video al riguardo. È l'esito appunto di tagli continui seguiti alla crisi del 2008, quindi una situazione in cui la sanità, diciamo, sostanzialmente ha perso enormi risorse. E nel frattempo però, appunto, abbiamo visto dal 2008 i padroni arricchirsi. Questo è il film che abbiamo visto nel 2008, il film che vedremo se non riusciremo a fermare la proiezione nei prossimi mesi. I borghesi hanno cercato dei sistemi per evitare queste crisi, ma siccome appunto, come ha intuito brillantemente Marx, sono insite nel sistema, non si possono fermare appunto le crisi se non si cambia radicalmente il sistema e lo si sostituisce con un sistema diverso. E queste crisi in realtà rischiano di volta in volta di essere peggiori. Noi abbiamo vissuto già nel Novecento di crisi devastanti, alcune delle quali hanno portato a guerre atroci, penso alla prima e alla seconda guerra mondiale. E questo perché il sistema capitalistico è una gabbia insopportabile per lo sviluppo umano. Cosa vuol dire è una gabbia il sistema in cui ci troviamo nostro malgrado a vivere? Che è un sistema che impedisce nei fatti alle forze produttive, alle forze sociali di svilupparsi pienamente e di superare la crisi, che non è solo crisi economica, ma è una crisi complessiva dell'umanità, è una crisi sociale, politica, culturale e ambientale. Penso sia appunto uno degli aspetti più evidenti di dove ci sta conducendo questo sistema. Dire che è una gabbia vuol dire che l'umanità in realtà ha la concreta possibilità di produrre ciò di cui ha bisogno per tutti, di farlo nella maniera corretta per l'ambiente e di liberare sempre più tempo di vita per le persone. È già possibile oggi farlo questo, e l'unico motivo per cui non si fa è perché esiste un sistema che ci impedisce di farlo. E questo lo possiamo vedere, l'anarchia e la follia di questo sistema, tutti i giorni, e oggi lo vediamo più del passato. C'è gente che muore di fame, ma distruggiamo ogni anno milioni di chili e di litri di generi alimentari in tutto quanto il mondo.
costruiamo intere città che magari rimangono vuote e ci sono persone che dormono per strada. Avremo bisogno di cose in più, oggi abbiamo bisogno magari di mascherine, ma abbiamo milioni di persone che non possono lavorare, che sono chiuse in casa perché sono disoccupate. Ecco, questo vuol dire un sistema oramai giunto nella sua fase di massima decadenza. Noi avremmo le conoscenze, le tecnologie, la possibilità di produrre ciò di cui abbiamo bisogno per vivere molto meglio tutti, e invece rinunciamo a questo perché? Perché il sistema appunto non vuole. E questo è appunto del tutto inutile. Distruggere la ricchezza è una cosa del tutto inutile. E in questi giorni, lo dicevo, abbiamo visto in più occasioni la follia di questo sistema. Alcune immagini penso che le abbiate viste. Questa è stata pubblicata poche ore fa dal Corriere della Sera, ma da tantissimi giornali. Non stiamo parlando dell'Africa, stiamo parlando di Austin in Texas. Questa è la fila delle macchine delle migliaia di persone, delle migliaia di famiglie che devono chiedere le buste della spesa statali, pubbliche, come supporto. La stragrande maggioranza delle persone in queste macchine sono lavoratori, non sono disoccupati, sono persone che lavorano ma che non hanno i soldi per potersi comprare del cibo. In America, non in un paese arretrato, ma nella più grande economia del mondo. Questo è quello a cui ci ha portato questo sistema. E quest'altro, un'altra immagine che avete sicuramente visto in questi giorni, Las Vegas. Devono mettere gli homeless separati nelle piazzole di parcheggio per non contagiarsi, e a pochi metri gli alberghi vuoti mettono appunto i cuoricini di conforto per chi è rimasto a casa, anziché appunto ospitare chi a pochissimi metri da loro vive in quelle condizioni, nel paese appunto più ricco del mondo. Tutto questo è inutile perché basterebbe razionalizzare e pianificare l'economia e i mezzi di cui già disponiamo per appunto produrre ciò di cui c'è bisogno. Oggi c'è bisogno di materiale sanitario, potremmo produrre appunto più materiale sanitario senza dover fare ricatti e la gara che si sta facendo alla speculazione su questi beni. Potremmo produrre più case se avremo bisogno di più case, e così via. Quello che manca appunto è un processo di trasformazione. Questo sistema è un sistema marcio, lo dimostra appunto l'analisi economica di Marx. Il materialismo storico ha dimostrato che il capitalismo non è sempre esistito e che quando un sistema non è più in grado di sviluppare le forze produttive va sostituito con un nuovo sistema produttivo più avanzato. E il materialismo dialettico dimostra che ci sono delle fasi in cui l'energia che si è raccolta si può trasformare, e da un punto di vista sociale questo vuol dire che si può trasformare in una frattura rivoluzionaria. Quello che è questo sistema è sempre più evidente. Le intuizioni, le idee sviluppate da Marx ed Engels sono la principale guida, il principale strumento che noi abbiamo per comprendere questa realtà. E la necessità della rivoluzione, che è l'obiettivo che hanno perseguito coscientemente in tutti i modi Marx ed Engels come esito fondamentale delle loro teorie, è l'obiettivo che ci dobbiamo proporre, è l'unico modo per uscire dalla situazione in cui questo sistema ci sta portando. Un'alternativa tra la barbarie che vediamo nelle bare, nelle fosse comuni a New York, o nelle sacche dove sono messi i corpi dei morti in Ecuador, e dove vedremo che vedremo anche in tantissimi altri posti del mondo, la barbarie concreta, evidente, di un sistema in cui si discute se la vita di un sessantenne valga più o meno di quella di un cinquantenne. Ecco, questa è la barbarie in cui ci hanno tuffati. L'unico modo per uscire da questa barbarie, l'unica alternativa è un'economia più giusta, gestita dai lavoratori, che tolga il controllo a un pugno di persone. Per ottenere questa economia, un'economia razionale, abbiamo bisogno di imporci politicamente con un processo rivoluzionario. L'abbiamo visto già in passato, si può fare,
bisogna appunto dotarsi di organizzazione, di una levatrice, di uno strumento che in qualche modo consenta di superare questa fase e di farci uscire dal sistema in cui ci troviamo a vivere. Le idee di Karl Marx sono i mattoni attraverso cui noi stiamo costruendo concretamente un futuro migliore per noi, ma per tutta l'umanità, una società senza classi, che è quello l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. E con questo, sperando di non avervi troppo annoiati, lascio la parola appunto al dibattito. Ok, io ringrazio molto Vittorio per la sua introduzione. Comincio ad avere un po' di interventi segnati, quindi vi invito a segnarvi in modo che possa tenerne conto. Visto che siamo in tanti, chiederei di stare entro i 5 minuti per ogni contributo o domanda. Il primo è che si è segnato è Biagio Polisteno, sarà seguito da Filippo Boni. Ricordo di inserire il proprio nome e cognome, a maggior ragione se dovete intervenire. Vi chiedo venia, c'era una funzione che l'aveva disabilitata, adesso è abilitata, quindi lo potete effettivamente fare. Lascio la parola a Biagio, che trovo qui, e dovrebbe poter parlare adesso. Ok. Mi sentite? Mi senti, Alessio? Visto che sei l'unico... Sì, non... sì, sì. Ok. Spero si veda bene. Sono contro luce. Mi presento rapidamente, mentre imposto il timer dei 5 minuti per regolarmi anch'io mentre parlo. Io sono Biagio Polisteno, anche noto come Bigio, e sono uno studente di scienze politiche e di economia, e mi piace dire anche di filosofia, e sono anch'io un membro di Sinistra Classe Rivoluzione. Il mio intervento di oggi voleva essere una risposta a quella che penso che chiunque si definisca marxista o di sinistra o comunista oggi si sia sentito dire un sacco di volte, e quando discutiamo delle idee del marxismo è una cosa fondamentale da ricordarci, ovvero come possiamo rispondere a quando parliamo, diciamo sì, io sono comunista, io sono marxista, e la gente ci risponde vabbè, ma è un'utopia. Perché la cosa importante da capire del marxismo è che non è semplicemente un sistema filosofico o un sistema economico, quindi un'utopia, una cosa che a me, a voi, a qualcun altro potrebbe piacere, ma è difficile, non si può fare. È fondamentale capire che il marxismo non è un'utopia, ed è anche il motivo per cui noi ci stiamo incontrando oggi, stiamo discutendo. Ovvero, il marxismo, come il comunismo, come l'idea che penso ci accomuni a tutti noi oggi collegati, è appunto un'idea sostanzialmente non solo filosofica, ma scientifica. Cercherò di essere chiaro e semplice in questa spiegazione, anche perché non ho tantissimo tempo. Quindi, quello che il marxismo cerca di fare, quello che noi cerchiamo di fare oggi, e che diventa fondamentale in una situazione come quella di oggi, che potremmo definire pre-rivoluzionaria, in una situazione in cui c'è una crisi, in cui c'è una richiesta di comprensione, di risposta alle condizioni che viviamo, è necessario per l'umanità capire come cambiarsi, ma non un cambiamento morale. E quindi appunto la risposta è vabbè, ma l'uomo tende a comportarsi così. E qui Vittorio lo ringrazio perché ha già spiegato che non è vero che la società in cui viviamo oggi è eterna, che c'è sempre stata, c'è e sempre ci sarà. Perché se capiamo che il capitalismo ha un suo inizio, beh, ci verrà anche naturale capire che ha una sua fine. Ed è per questo che il marxismo è il cosiddetto socialismo scientifico. Perché noi, come marxisti, non solo studiamo la filosofia dietro lo Stato che vorremmo o l'economia dello Stato che vorremmo. Marx ha scritto il Capitale perché per capire la società che noi vorremmo e come arrivarci, per questo quella frase è chiarissima, la frase di Marx e di Engels, mi verrebbe da dire, finora la filosofia ha analizzato la storia o il mondo, ora è arrivato il momento di cambiarlo. Perché no? Perché Marx studia la società odierna, lui ha studiato la società dei suoi tempi, i marxisti continuano a studiare il capitalismo di oggi, perché noi non parliamo di
ci piacerebbe che le persone facessero questo, pensassero così, si comportassero così. Noi sappiamo, il marxista studia e capisce che le persone si comportano in base al contesto in cui vivono, e la società è il nostro rapportarci con la natura che ci fa comportare e ci fa vedere le cose in una certa maniera. Ed è per questo che il marxismo e il comunismo, di conseguenza, ha un grosso vantaggio rispetto, ad esempio, al capitalista, perché noi abbiamo un sistema filosofico, un sistema scientifico, un sistema economico, che spiegano esattamente come cambiare e come analizzare le situazioni odierne, le situazioni che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Invito infatti a leggere i numerosi articoli che potete trovare sui nostri siti, rivoluzione.red, marxist.com, marxismo.net, perché sono tutte analisi che ci fanno capire come il marxismo non è vero che è un'utopia. Non è vero che oggi noi possiamo piangere, ci dobbiamo strappare i capelli, perché se vorremmo quello. Le nostre analisi sono scientifiche, si basano sui fatti, su leggi economiche, su leggi storiche, sulla dialettica, quindi su un vero e proprio sistema logico che ci fanno capire che quelle cose non sono solo possibili, che non possiamo piangere e dire che vorremmo quello e quindi un'utopia. Noi, come marxisti, cerchiamo la maniera per cambiare questo mondo. E siccome i 5 minuti li ho quasi raggiunti, volevo chiudere esattamente rispondendo, quindi una volta aver capito che non è soltanto un'utopia, un sogno, ma è qualcosa che possiamo prendere e di cui abbiamo bisogno e che siamo destinati a prendere, con la citazione del compagno americano Joe Hill, che prima di essere eseguito in carcere nel 1915 disse: non piangete, organizzatevi. Questo erano i miei 5 minuti. Grazie a Biagio, con cui mi scuso per avergli aggiunto una lettera al cognome. Abbiamo Filippo Boni, seguito da Noemi Giardiello. Mi sentite? Sì, adesso mi senti? Benissimo. Intanto ringrazio Vittorio per l'ottima introduzione che ha messo in luce molti aspetti. Cercherò di non prendere troppo tempo, tanto mi presento. Io sono Filippo, sono un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione della sezione di Parma e penso che questa discussione che stiamo facendo oggi sia calzi proprio a pennello nel contesto attuale, nella situazione attuale, perché ci siamo accorti tutti che nelle ultime settimane a livello pubblico il dibattito politico è stato radicalmente trasformato, cioè l'emergenza del virus non ha solo trasformato le vite di ognuno di noi, ma ha anche trasformato notevolmente il dibattito politico, non solo in Italia ma in tutto il mondo, perché appunto l'emergenza è un fattore globale e così anche le contraddizioni che sta sollevando si pongono anche se a livelli diversi in tutto il mondo. In Italia penso l'abbiamo visto tutti, ci siamo resi conto di come nelle ultime settimane, in maniera che per molti può sembrare improvvisa ma che in realtà covava da tempo, abbiamo visto una polarizzazione nel dibattito politico tra da una parte i lavoratori e dall'altra la Confindustria. Cioè, mi sembra un elemento che si accorda bene col dibattito che stiamo facendo. Vittorio parlava delle idee di Marx e appunto del capitalismo come sistema che ha dei capitalisti, dei padroni che sfruttano e appunto dei lavoratori che sono sfruttati. Ecco, questo lo si vede benissimo nella fase attuale, nella quale stiamo vedendo grandi settori di lavoratori che si sono mobilitati da subito dopo lo scoppio dell'emergenza per chiedere di poter lavorare in sicurezza, per chiedere che interi reparti di produzione non essenziale venissero chiusi per salvaguardare la salute dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la società. Abbiamo visto quindi, al di là di qualsiasi direzione sindacale, come i lavoratori abbiano da subito messo al centro la necessità di organizzarsi, di organizzare il loro lavoro e di rivendicare appunto la loro centralità nello stabilire le dinamiche e l'organizzazione del lavoro. È una dinamica che abbiamo visto e che vedremo anche nelle prossime settimane. D'altra parte abbiamo visto invece
Confindustria appunto a unghie tese, settimana in settimana sempre di più, tirare fuori gli artigli per fare pressioni per la riapertura di settori anche non essenziali, nonostante i medici, molti settori di esperti della salute ci dicano che si tratta di una situazione appunto pericolosa, si tratta di posizioni dannose, ecco, nel caso vengano messe in pratica. Anzi, settori di lavoratori della salute, infermieri, nel Piacentino pochi giorni fa hanno fatto delle dichiarazioni molto chiare, hanno detto che sciopereranno qualora settori di produzione non essenziale decideranno in maniera dissennata di far ripartire la produzione. Questo riferimento alla situazione attuale per dire che adesso più che mai basta guardarsi intorno per capire la forza e la correttezza del pensiero di Marx. E la situazione attuale ci aiuta, secondo me, anche a notare la debolezza. La crisi attuale sta mettendo a nudo un'entità particolare, che è quella dello Stato, nella sua natura e nei suoi interessi. Se qualcuno di noi aveva dei dubbi, chiaramente oggi sta capendo che i governi, sotto appunto il capitalismo, un regime di democrazia borghese, per quanto possano cercare di mediare tra le richieste avanzate dalle varie classi, seguono sempre e comunque testa china gli interessi della classe dominante, di chi ha le leve della produzione e tira le redini anche del sipario politico. Questo, il tema dello Stato, è un tema che Marx e Engels hanno trattato, Engels più che Marx, e Lenin poi ha ripreso questo tema. Marx, nella sua analisi, più volte ha sottolineato come le direttive, gli operati dello Stato, non dipendono dal carisma o dall'attitudine soggettiva dei leader che appunto li rappresentano, ma dai rapporti vivi, appunto, dai rapporti vivi che si sviluppano nella società. Ho parlato di Lenin perché c'è un testo che molti di noi conoscono, ma che per molti può essere nuovo, un testo fantastico che Lenin ha scritto appunto alla vigilia della rivoluzione russa, che è stata rivoluzione, in cui appunto, riprendendo Marx, con gli strumenti del materialismo dialettico, che ricordo essere valido soprattutto perché è un metodo, non è un insieme di analisi relative a un secolo e mezzo fa, ma è un metodo a maggior ragione valido in tutti i tempi. Con gli strumenti del materialismo dialettico Lenin ha chiaramente elaborato una verità di fatto che oggi vediamo più che mai, che lo Stato è il prodotto, lo Stato non è qualcosa che è sempre esistito, lo Stato è creato dalla società di tempo in tempo come prodotto degli antagonismi tra le classi e come manifestazione degli interessi appunto della classe dominante. Se esiste uno Stato è perché la società è divisa in classi e bisogna porre ordine tra appunto gli antagonismi sociali, e questo appunto lo si vede oggi più che mai sotto un sistema come quello capitalista. Pur vantandosi di essere super partes, uno Stato non può esimersi da prendere delle posizioni e da rappresentare degli interessi che ricadono sempre essere quelli della classe dominante. Al di là di che ci sia una figura più o meno carismatica, questo poco conta. Lo Stato borghese, lo Stato sotto il capitalismo, per sua essenza, appunto, deve fare e fa gli interessi appunto di chi ha il potere economico, con tutti i mezzi che ha a disposizione, non per ultime le forze dell'ordine che all'occorrenza, quando ci sono da reprimere scioperi o manifestazioni dal basso, vengono chiamate in causa. Stiamo vedendo in questo momento la debolezza sia degli stati nazionali, perché stiamo vedendo un'emergenza che ha un carattere internazionale e gli stati da soli non stanno riuscendo a fronteggiare la debolezza, ma stiamo vedendo anche la crisi di istituzioni statali, sovrastatali, come l'Unione Europea, che in un momento come questo, in cui più che mai servirebbe la cooperazione tra gli stati, è in pieno caos, e gli strumenti che sta ponendo al dibattito sono solo strumenti che possono salvaguardare i padroni e che graveranno sui debiti pubblici e appunto sul groppone dei lavoratori. Stanno scoppiando chiaramente le contraddizioni, delle contraddizioni lampanti e palesi, e appunto chiudo dicendo che ci sono state delle esperienze storiche, tra cui la Comune di Parigi del 1871, la rivoluzione russa stessa, prima citavo gli anni, che ci hanno insegnato che è la classe lavoratrice che, se organizzata, ha il potere di trasformare la società. I lavoratori producono, mandano avanti la produzione, e senza di loro nessun padrone può fare profitto. Quindi i lavoratori devono rivendicare il democratico controllo della produzione, l'organizzazione del lavoro,
e alcune esperienze anche più recenti, come quelle del biennio rosso 68-69, vicino a noi ci insegnano che quando i lavoratori dicono stop allo sfruttamento, bloccano i servizi, la produzione, possono arrivare anche vicini alla presa del potere, soprattutto se sono organizzati. Quindi io concludo dicendo che si sta preparando davanti a noi una fase ancora più dura di lotte, e appunto i tagli che vedremo in questa grave crisi economica che abbiamo davanti graveranno sempre di più sulle spalle dei lavoratori, si metteranno ancora più a nudo le contraddizioni di questo sistema, e la quantità di soprusi sui lavoratori si trasformerà in qualità di lotte, e noi giovani che siamo senza futuro, abbiamo davanti solo un futuro di disoccupazione, noi che saremo i lavoratori del futuro non abbiamo nulla davanti se non disoccupazione. Ecco, possiamo dare un grande contributo organizzandoci, perché le esperienze storiche ci insegnano che trasformare la società è possibile, e è possibile farlo concretamente con un'ottica appunto rivoluzionaria. Scusate il lungo tempo, cedo la parola al dibattito. Grazie Filippo, scusate se vi scrivo sollecitando di chiudere, ma appunto per permettere a tutti, o almeno al più alto numero possibile, di intervenire, visto che stanno arrivando molte richieste. C'è Noemi Giardiello, a seguire Andrea Marcobelli. Ok. Allora, compagni, noi come comunisti ci troviamo spesso a dover confrontarci con idee riformiste. Prendiamo ad esempio la dirigenza del movimento Fridays for Future, che ha sempre optato per soluzioni individuali oppure per richiedere alle istituzioni qualche riforma che abbiamo visto essere inutile per risolvere l'emergenza climatica. Queste misure potrebbero inoltre portare alla fine di questo movimento, anche perché, come tutti abbiamo potuto constatare, all'interno di esso c'è un settore di giovani che ha già tratto conclusioni anticapitaliste. I riformisti, al contrario di noi, non hanno una visione di classe, ma hanno anche una visione statica della realtà. Noi invece analizziamo la realtà come un processo in continuo movimento. Il nostro metodo, infatti, è quello del materialismo dialettico, che sta alla base di tutta la concezione marxista. Infatti, questo libro, Le idee di Karl Marx, è così importante perché spiega le regole che governano la società, la natura e quindi la politica e l'economia. Infatti l'autore del libro, Alan Woods, fa riferimento al testo di Trotsky, l'ABC del materialismo dialettico, dove Trotsky mette in comparazione la logica formale con la logica dialettica. La logica formale ha come base il principio di identità, cioè che A è uguale a. Cioè che un dato elemento è uguale a se stesso in ogni momento e non muta mai. Trotsky scrive che semplicemente prendendo una lente di ingrandimento e guardando queste due lettere potremmo vedere che questo non sia così. Infatti il materialismo dialettico spiega come tutti i corpi mutino ininterrottamente. Ogni corpo infatti è in continuo cambiamento e quindi anche la società è in continuo cambiamento. Infatti la prima legge della dialettica è la legge della trasformazione della quantità in qualità e viceversa. Cioè una serie di cambiamenti portano addirittura ad un cambio completo della natura di un elemento, quindi ad un cambio qualitativo. Questo in politica è un concetto fondamentale. La seconda legge è la legge dell'unità e compenetrazione degli opposti, che è visibile in ogni ambito. Nella chimica, nella fisica, nella natura. Infatti noi vediamo che gli opposti convivono. Il negativo convive con il positivo e l'uno non esiste senza l'altro. Poi la terza legge della dialettica è la legge della negazione e della negazione, che si ricollega al principio fondamentale della logica dialettica. Lo schema di Hegel era tesi, antitesi, sintesi. La tesi è la posizione iniziale. L'antitesi è la negazione della tesi iniziale e infine la sintesi è la negazione della negazione. La sintesi infatti diventa una nuova tesi, però essa è posta su un livello qualitativamente più alto. Quindi questo significa che ogni sintesi presuppone
un progresso. Questi cambiamenti qualitativi, secondo noi marxisti, si traducono con la teoria che nella storia, in ogni cosa, avvengono dei cambiamenti esplosivi. Cioè, da un momento all'altro ci sono delle grandi rotture, ed è questa la differenza tra noi riformisti, che invece sono gradualisti. Ed è per questo che noi siamo rivoluzionari, perché la storia ci insegna che i grandi cambiamenti sono sempre il frutto di grandi rotture rivoluzionarie. La base del materialismo, in ultima analisi, è quello che spiegava Lenin. Cioè, che la realtà è concreta. Questo metodo, infatti, ci serve per analizzarla e per non fare l'errore di essere deterministi, cioè di pensare che ogni processo si ripeta all'infinito senza mai mutare. Noi dobbiamo appropriarci del metodo dialettico, organizzarci, formarci politicamente e lottare contro questo sistema che oggi si mostra agli occhi di milioni di proletari e di studenti per quello che è, cioè un sistema cinico, un sistema spietato che non aspetta un attimo a sacrificare le vite di milioni di persone per il profitto. Marx diceva che la storia è storia di lotte di classe. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo essere in prima linea in questa lotta e prepararci per questo, per un futuro socialista. Ho finito. Grazie a Noemi. Mentre do la parola ad Andrea Marcobelli, vi dico che io vi vedo quando alzate le manine, ve le abbasso io quando tengo nota del fatto che avete chiesto l'intervento. All'inizio proprio della discussione ce n'erano un paio alzate, io non ne ho tenuto conto perché era prima dell'inizio della relazione, ho dato per scontato che fossero delle prove. Se così non fosse, chiedo di rialzarle, così le metto nell'elenco. Prego Andrea. Buongiorno a tutti. Non so se mi si vede, mi si sente. Ti sentiamo. Ah, perfetto. Allora, quello che volevo dire è, all'interno di questa discussione, volevo portare, visto che qui ci sono state molte persone che hanno portato delle precisazioni importanti o anche delle aggiunte importanti, volevo portare una voce leggermente critica. Quello che volevo dire è che è giusto vedere quello che è la grande intuizione di Marx, che è il materialismo storico, ovvero che queste modifiche alla storia partono all'interno da condizioni materiali e non da appunto queste idee di personaggi o di come oggi, l'impostazione di oggi che vede le idee storiche come frutto di qualcosa di semplicemente a livello di iniziativa individuale. Però noi, se vogliamo, possiamo anche andare un po' più avanti di così, e andare più avanti di così per evitare di essere limitati appunto da quello che si diceva che è una visione deterministica di questo, cioè che questa visione, appunto, come se il marxismo fosse necessariamente un determinismo, no? Questo è un errore che si può fare, purtroppo, e si è fatto storicamente. Secondo me uno degli errori storici più grandi di vari movimenti che è stato fatto è stato questo, cioè appunto assumere che siccome la visione è quella di un materialismo storico, che è corretto, assumere una visione determinista. Cioè non sarà necessario non sarà necessaria una lotta, però questa lotta sarà necessariamente attraverso queste forme, attraverso questi criteri, e sarà necessariamente, prima o poi arriverà questa crisi definitiva del capitalismo, e come appunto dall'acqua si passa al vapore, dal ghiaccio si passa all'acqua, succederà in questo modo. Ora, secondo me questa interpretazione di Marx è sbagliata, e anche sbagliata per un motivo importante, perché lo stesso Marx, secondo me, non arrivava a fare queste conclusioni, questa è stata una conclusione successiva. Attenzione, perché anche Marx aveva avuto a partire dai dati da cui disponeva, perché io sto dicendo, Marx è un genio, senza dubbio, però Marx non è un oracolo, Marx non è un messia. A partire dai dati di cui disponeva, aveva fatto delle predizioni. Una delle predizioni è che le rivoluzioni si sarebbero verificate nei paesi all'epoca più industrializzati, all'epoca li pensava al Regno Unito piuttosto che alla Germania. Invece questo non è successo.
La rivoluzione si è creata in un paese che non era molto industrializzato. La rivoluzione russa è stata in un paese non industrializzato. Questa è stata fonte di diversi problemi per la rivoluzione russa. Cose che sono state, secondo me, non chiarite. Se vogliamo tornare a un marxismo originario, prima delle interpretazioni successive, bisogna, secondo me, stare attenti a eliminare questa idea che sia un determinismo, a non pensare che siccome ci sia un metodo, allora questa cosa sia necessariamente deterministica, anche perché se noi vediamo invece alcune altre interpretazioni che sono state, non dico diverse, però dico su linee che si sono orientate in vari modi, quella importante è quella di Gramsci. Gramsci ha fatto presente che l'egemonia culturale è un fenomeno molto importante. Oggi, più che mai, secondo me, dobbiamo ricordare questa cosa. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che questa egemonia culturale che c'è oggi non è un'egemonia culturale soltanto perché è una storia che raccontano i media, o una storia che è verificata da questa parte. Cioè, no, è un'egemonia culturale anche strutturale. Cioè, quando tu hai i social media che sono controllati da persone, da gruppi, cioè, queste cose non sono semplicemente delle storie che girano, non sono semplicemente qualcosa che basta dire alle persone non deve essere così e diamogli un'alternativa e basta, allora si creerà questa cosa. Cioè, c'è un'egemonia culturale importantissima. E questo, secondo me, se dobbiamo avere un discorso marxista, dobbiamo eliminare quest'idea del marxismo come un'idea puramente deterministica, che non c'è in Marx, c'è in altre interpretazioni, e arrivare a un'idea di un marxismo come un'analisi sociale, ma che deve anche prendere nuovi dati. Cioè, io credo che anche se Marx fosse vivo oggi, non direbbe no, trattate tutto ciò che ho detto come Vangelo. Direbbe no, il metodo è quello. I dati nuovi sono arrivati, ci sono arrivate delle reazioni all'interno del sistema capitalista che sono state importantissime. Quelle di oggi sono diverse in alcuni modi rispetto al passato. Per esempio, l'egemonia culturale attraverso i social media e il controllo anche della popolazione attraverso i social media, la propaganda, potremmo parlare di Chomsky, potremmo parlare di varie cose, che poi adesso non faccio perché sennò il mio intervento non finisce più. Però comunque bisogna tenere... Volevo fare questo appunto, insomma, che qui mi sembrava che... Non dico che le persone qui lo pensino, però è un errore facile che possono fare tutti. Non è che è un errore che ha fatto una persona sola. È un errore facile perché, appunto, grazie a un metodo così potente, uno dice, allora, questo è deterministico, allora io non devo anche fare delle analisi sociologiche o delle analisi culturali o egemoniche, perché allora basta così, basta il metodo. Sì, bisogna stare attenti, ecco. Questo era sostanzialmente, basta, era il mio intervento. Ti ringrazio, Andrea, sei stato bene nei tempi anche tu. Avviso per quelli che parleranno dopo, io avviso quando, come ho fatto con i precedenti, quando uno parla da due e quando manca un minuto, così sapete che dovete andare a concludere. C'è Michele Minà, seguito da Ezubair Lalawi. Potete vedermi e sentire, compagni? Sì. Se sì, allora, io sono Michele Minà, un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione di Varese, che è tra quelle che sono considerate le province più ricche di questo paese e che vanta, secondo il suo quotidiano locale, la Prealpina, uno degli ospedali migliori al mondo. Ebbene, la situazione è estremamente diversa da come ce la racconta chi ha i soldi per poter gestire i giornali e difendere determinati interessi, evidentemente, perché abbiamo raccolto sul nostro sito rivoluzione.red il contributo di una lavoratrice dell'ospedale di Varese che racconta una situazione ben diversa, turni estenuanti, decisioni che devono essere prese dopo questi turni estenuanti che impediscono materialmente medici e infermieri nel prendere queste decisioni data la stanchezza dei turni, mancanza di mezzi, mancanza di organico già prima della crisi del coronavirus e mancanza di protezioni, mancanza di tamponi che non vengono spesso fatti ai medici stessi perché c'è la consapevolezza che sarebbero tutti già affetti dal virus e non c'è alcun tipo di organico con cui sostituire questi lavoratori che malati continuano a recarsi al lavoro.
Eppure oggi il Sole 24 Ore aveva una bellissima pagina di pubblicità a firma Confindustria e Regione Lombardia, che sono tra i primi mandanti dell'estensione e della diffusione di questo virus, tenendo aperte e continuando a chiedere riaperture su riaperture di fabbriche, anche di beni non essenziali. Abbiamo visto qui in provincia una lotta dei lavoratori della Whirlpool per non presentarsi al lavoro e potersi tutelare, una lotta vittoriosa, il che ci dimostra ancora come sostanzialmente la forza della classe operaia possa mettere in discussione le basi di questo sistema. È un embrione di qualcosa di nuovo. Perché questo? Perché noi, come ricordava Vittorio nell'introduzione, i mezzi li abbiamo. Abbiamo visto il grande scandalo delle centinaia di migliaia di mascherine che erano state prodotte a Brescia e che sono state vendute al miglior offerente negli Stati Uniti, mentre gli ospedali le necessitavano, mentre potevamo produrne ancora più riconvertendo la produzione. Queste mascherine sono rimaste in attesa per più di una settimana e vendute una volta trovato il miglior offerente. I tamponi subiscono la stessa sorte. I calciatori di questo paese, che sono seguiti da medici privati delle società costantemente, al minimo o a nessun sintomo, si sottopongono al tampone, mentre questo tampone non è disponibile neanche per gli operatori sanitari. Questo elemento non è una cattiva gestione, non è inevitabile, ma è frutto di questo sistema. E qui si inserisce la nostra proposta e il grande cruccio che ha sempre portato avanti anche un gran numero di oppositori del marxismo: la messa in discussione della proprietà privata. Di che proprietà privata stiamo parlando in questo momento? Marx, con Engels, nel Manifesto del Partito Comunista, lo spiega molto bene. Qual è il sistema che toglie alle persone i diritti? La proprietà privata oggi esiste nel capitalismo soltanto perché viene appunto privata, tolta al 90, diremmo al 99% della popolazione, e tutte le decisioni vengono prese dall'1% che detiene risorse, mezzi di produzione, sistemi logistici, l'elenco dei grandi nomi che faceva all'inizio Vittorio. E quello che noi stiamo vedendo è che chi possiede i grandi capitali decide qualsiasi cosa. Questo perché questa economia parte precisamente dal capitale, produce le merci in base a quello che il capitale può rendere, e questo genera quella sovrapproduzione di cui abbiamo accennato, che è anche la base dell'inquinamento. Tutto questo è inevitabile in un sistema che si fonda precisamente su queste basi economiche. Chi ha le chiavi del capitale ha le chiavi della musica, dell'arte, della scienza, dei giornali, che producono queste bellissime pubblicità di Confindustria, di tutta la cultura, di tutta la medicina. Ci sono molti articoli che abbiamo sul nostro sito rispetto a questa che vi invito a vedere, e sicuramente noi non possiamo pensare che questa crisi si risolverà inevitabilmente in una rivoluzione. Noi dobbiamo giocare un ruolo attivo, compagni, nell'organizzarla, fiduciosi del fatto che noi possiamo essere effettivamente, come organizzazione, parte di quel processo rivoluzionario, guidare quel processo rivoluzionario che, come una levatrice, di nuovo lo citava Vittorio nell'introduzione, fa nascere precisamente da queste condizioni materiali la società nuova. Abbiamo fatto l'esempio di Amazon. Amazon sta già pianificando l'economia in questo momento, ma per il profitto di un uomo solo. Lo fa per il profitto di un uomo solo, mentre a livello internazionale ci sono sedi in tutto il mondo che potrebbero essere organizzate e gestite pianificando secondo le necessità e non più producendo merce, sovrapproducendo merce per il profitto di pochissimi. E in questo il grande motto, lavoratori di tutti i paesi unitevi, che conclude il Manifesto del Partito Comunista, si rivela ancora oggi. Chiudo perché sono stati menzionati alcuni elementi, come la degenerazione. Nella chat si faceva una domanda, alcuni parlavano di Lenin. Abbiamo un testo su marxismo.net, così anziché solo presentare il sito offriamo qualcosa da leggere, in cui ci sono i primi capitoli da leggere disponibili di un libro che si chiama Russia dalla rivoluzione alla controrivoluzione, di Ted Grant, comunque disponibile adesso, cerco e vi metto il link così potrete consultarlo, che comincia ad affrontare il tema della rivoluzione russa e anche a presentare quegli elementi che possono rispondere alle vostre domande e magari preparare anche il prossimo gruppo di studio. Chiudo e vi ringrazio tutti. Necessario in questo momento organizzarci e dare battaglia per rovesciare questo sistema. Organizzatevi con Sinistra Classe Rivoluzione.
Grazie a Michele. C'è Ezu Bahir Lalawi, a seguire Federica Carasi. Arrivo? Ok. Allora, spesso ci viene detto che noi saremmo degli utopisti che di fatto lottano per qualcosa di ideale contro un sistema che in realtà si potrebbe correggere dall'interno e che di fatto sarebbe una lotta, un'analisi senza senso. Dopodiché, quando poi si chiede perché una lotta del genere, perché rivendicazioni del genere sarebbero senza senso, l'unica risposta che viene offerta è quella del no, è la natura umana, eccetera. Lo citava Vittorio, lo riprendeva Biagio. Non lo riprendo ulteriormente, però di fatto faccio una piccola battuta, sarebbe come andare dal medico e dirgli guarda, ho male ai polmoni, posso risolverlo? Lui ti dice no, in teoria sei fatto così, però non si potrà mai risolvere, senza di fatto dare alcuna motivazione reale. E il marxismo invece si differenzia da un approccio del genere che è puramente astratto, puramente impressionista, che poi in realtà spesso riflette quelli che sono gli interessi di classe. Da una parte abbiamo quelle correnti liberiste, neoliberiste, che parlano di una regolazione del mercato da sé e invocano la tanto amata libera concorrenza, che poi in realtà sulla base dei fatti vediamo che di libera concorrenza ormai non c'è più nulla, perché abbiamo pochi monopoli che detengono vasti settori, se non addirittura interi settori del mercato internazionale. E lo citava anche Vittorio per quanto riguarda i telefoni, il petrolio, la logistica e gli esempi potrebbero essere infiniti. E dall'altra parte invece abbiamo tutti quei riformisti che invece parlano di una correzione all'interno del sistema con un ruolo dello Stato più forte, con finanziamenti magari statali, di imprese statali, tutta una serie di cose che però in realtà abbiamo visto che non hanno alcuna possibile concretizzazione nella realtà, perché di fatto se già quando queste misure vennero proposte hanno avuto un'utilità limitata e di fatto abbiamo creato contraddizioni in termini, ad esempio, dell'esplosione del debito pubblico con le misure keynesiane, in questo momento vediamo per l'appunto come non ci sia più un margine economico per misure del genere da una parte, dall'altra vediamo anche come neanche la stessa borghesia è più disposta a poter offrire una sponda per misure del genere. E ne parlava anche Filippo, questo è dovuto oltre alle caratteristiche intrinseche del sistema economico anche al ruolo dello Stato in quanto strumento di fatto di difesa degli interessi di una classe sull'altra. E dall'altra parte bisogna anche spiegare che cos'è questa disuguaglianza che c'è nel sistema capitalista, perché non si può semplicemente dire la lotta per il socialismo non è una lotta puramente morale. Ovviamente ha degli aspetti morali perché tutta una serie di contraddizioni che si possono vedere nella vita di tutti i giorni, ma non solo, è ovvio che producono anche una reazione dal punto di vista morale, indignazione, incazzatura, giustamente. Però la lotta per il socialismo, e soprattutto più che altro nei termini in cui è stata formulata da Marx, è una lotta su una base scientifica. Lo citava Vittorio verso la fine della sua introduzione, l'origine della disuguaglianza all'interno del capitalismo sta proprio appunto in quello che viene chiamato il plusvalore. In poche parole, se un operaio, ad esempio, produce una penna che viene venduta ad un euro, di fatto quel lavoratore non vedrà di quell'euro se non una minima parte, perché tutto il restante prezzo a cui è stata venduta, oltre ad una parte che andrà alle spese, sicuramente andrà nelle tasche dei grandi manager e dei grandi padroni di queste industrie. E di fatto questo provoca e crea, cioè già di base dovrebbe essere una disuguaglianza, però in realtà sul piano concreto, sul piano più reale, vediamo che come la concorrenza sfrenata, come il fatto di
il fatto che non ci sia una pianificazione, che sia tutto lasciato all'anarchia del mercato, seppur ovviamente non sia un mercato libero, ma con elementi fortemente monopolistici, di fatto questo porta il padrone, il borghese, il padrone dell'azienda a dover tagliare i costi di produzione, e fra questi quello su cui più può agire sarà ovviamente quello dei salari, quindi di fatto licenziando oppure abbassando i salari stessi. Questo, come ha spiegato Vittorio, provoca tutto un circolo vizioso che poi porta alle crisi di sovrapproduzione. Però la cosa più interessante è che la lotta contro questo sistema economico non è una lotta di semplici ideali contro il datore di lavoro, come ci viene detto, che noi odieremo per qualcosa di esoterico, ma è un qualcosa che ha una base oggettiva ed è proprio in questo senso qui che va inteso. E questo serve anche per sfatare tutta una serie di miti che dicono che il marxismo, per l'appunto, sarebbe stato elaborato nell'Ottocento, quando c'erano le persone che lavoravano 18 ore al giorno, e che oggi in realtà gli operai non esistono più, i lavoratori non esistono più, e quindi il marxismo di fatto sia scaduto come ideologia. Però in realtà vediamo che, oltre che i lavoratori esistono ancora, e sarebbe una pazzia pensare che non esistono, penso la stragrande maggioranza della popolazione sono sempre più in aumento. In realtà c'è una polarizzazione sociale fra il padronato e i lavoratori e gli sfruttati del mondo. Vediamo che in realtà, oltre a tutto ciò, abbiano una centralità fondamentale nella società, e l'origine della disuguaglianza non sia cambiata in alcun modo, perché di fatto che tu sia un centralinista di Vodafone oppure che tu sia una tuta blu che lavora a Pomigliano, come diceva Vittorio, oppure che tu sia anche un ingegnere, che di fatto ormai sono proletarizzati come categoria e hanno salari spesso simili a quelli di un operaio medio, in realtà la forma attraverso cui si estrae del profitto dal tuo lavoro è sempre uguale ed è identica, con tutte le conseguenze che ciò comporta. E le contraddizioni di questo, le hanno citate vari compagni, sono innumerevoli. Cioè, questo sistema non ha portato niente che fame, guerre e miserie, e oltre ad aver ormai rivelato negli ultimi mesi per l'ennesima volta quello che è il cinismo che sta alla base della classe padronale, che non vede nient'altro che proprio interesse a discapito anche di vite umane. Cioè, la lettera che ha inviato Boccia a Conte è un chiaro esempio di che cosa sia la borghesia e quali siano i suoi interessi. Quindi noi non possiamo parlare di una possibile conciliazione con questa classe, perché di fatto la lotta di classe esiste, e da anni a questa parte è stata fatta in un senso solo, che è quello da parte della borghesia verso il proletariato, e con tutte le misure di austerità, con tutti i tagli, con tutta una serie di cose che non sto qui ad elencare. E per andare a concludere, perché penso che sia finendo il tempo, concludere. Chiudo veloce. Per quanto riguarda il determinismo, noi è ovvio che non siamo deterministi, non pensiamo che ogni crisi del capitalismo possa portare al suo rovesciamento, perché uno significa che il nostro ruolo è inutile, quindi staremmo solo perdendo tempo, e non penso che sia questo l'obiettivo. E due, questo sarebbe già avvenuto anni e anni fa. Quindi in realtà, di fatto, l'importanza di un fattore politico che possa guidare un'insurrezione, una mobilitazione verso verso la sovversione, verso il cambiamento del sistema economico, è il nocciolo fondamentale e il sine qua non può avvenire questo cambiamento, e la mancanza di questo fattore è stata decisiva nel fallimento di svariate rivoluzioni negli anni passati. E penso che questa riunione qui sia anche una mattonella di fatto per andare a costruire quella forza politica che possa effettivamente essere all'altezza di un compito storico così grande. Ringrazio Ezio per il suo intervento, anche se ha sforato i tempi, però è stato il primo per ora. C'è Federica Carasi, a cui adesso
sì, ciao compagni. Credo di essere tremendamente in controluce, quindi magari mi sposto un secondo. Sì, un messaggio anonimo. adesso ti vediamo meglio. Eccomi. Allora, mi presento perché non conosco una marea di gente in questa lista. Sono Federica e faccio parte della sezione olandese dell'Internazionale, ovviamente della TMI. E sono molto contenta di questa discussione. Andando al punto. Dunque, Vittorio ha iniziato la sua introduzione dicendo che le idee di Karl Marx sono tornate di moda, anche se spesso a sproposito su giornali borghesi e su giornali economici che tentano di dare interpretazioni basandosi su fatti senza però poi andare oltre, senza arrivare al nocciolo della questione. Vorrei aggiungere anche che ultimamente, soprattutto negli ultimi 5 anni, è davvero molto, molto semplice, molto più semplice per noi spiegare e discutere queste idee, non solamente con studenti e lavoratori, ma anche con tante persone comuni che si affacciano per la prima volta a dibattiti politici. E questo è perché tutti i nodi stanno arrivando al pettine, soprattutto in un'emergenza sanitaria di questo tipo, dove si vede perfettamente la distinzione tra chi si può permettere di avere cure e chi no. E appunto questa distinzione è data semplicemente dall'estrazione sociale che hai e dal portafoglio più o meno gonfio. E devo dire che questa semplicità si trova anche in paesi non usi alla lotta di classe come quello in cui vivo. Quello che però sale più all'attenzione, secondo me, è uno dei punti su cui dobbiamo insistere nell'andare a discutere con simpatizzanti, con qualsiasi persona, è che è appunto la chiara contrapposizione tra noi, la classe lavoratrice, e loro, cioè la classe dirigente. Per farvi un esempio concreto, io lavoro nella grande distribuzione non alimentare, quindi non un bene di necessità. Infatti il negozio in cui lavoro ha chiuso, credo, in tutti i paesi in cui la catena è presente. E pochi giorni prima della chiusura, nella chat che ho tra i colleghi del mio piano, discuteva del fatto che come mai i lavoratori dovrebbero recarsi al lavoro, peraltro a contatto col pubblico, quindi in una situazione di rischio, quando i governi chiedono di stare a casa dal lavoro. Soprattutto veniva poi indicato come, con tanto di articoli, come la catena in quel lavoro che è Primark abbia fatto così tanti profitti da poter pagare affitti degli stabili e gli stipendi dei lavoratori, mentre noi dovevamo essere lì a rischiare. Quindi diventa sempre più chiaro come i profitti non vengano messi a disposizione della collettività, soprattutto in momenti di bisogno come questo, ma diventa anche molto chiaro come la borghesia non sia in grado o non voglia risolvere i problemi, ma semplicemente nasconderli o spostarli, come per esempio il problema abitativo e la questione della casa, per esempio. Vittorio ha mostrato le immagini dagli Stati Uniti, ma anche qua, per esempio, il Consiglio Comunale di Amsterdam ha deciso di chiudere i rifugi per i senza tetto, poiché non potevano essere rispettate le necessarie norme di igiene e distanza, ma dopodiché non sta dislocando queste persone nelle innumerevoli case sfitte, comunque a prezzi ancora proibitivi per la maggior parte della classe lavoratrice olandese e immigrata in questo paese. E
Ecco, e anche le innumerevoli stanze di albergo che in questo momento non sono occupate, non vengono date alla collettività. Il punto per la classe capitalista è sempre andare al ribasso, sempre e comunque, per il profitto di pochi, o in situazioni di emergenza andare a intervenire solo se è conveniente, come dimostra la chiusura o totale non chiusura o chiusure finte di siti produttivi non necessari, oppure come la non chiusura dei confini. Per esempio, veniva citata nell'introduzione la Germania, che ha chiesto alla Merkel di non essere troppo dura con l'Italia, poiché molti componenti per la produzione manifatturiera arrivano dall'Italia. Allo stesso modo la Germania ha deciso di chiudere quasi tutti i confini tranne quello con l'Olanda, perché il principale partner commerciale è soprattutto in prodotti agricoli. In queste settimane c'è stato uno scontro, si sta avendo uno scontro al Parlamento europeo. Io penso che questo scontro che si sta avendo al Parlamento europeo tra stati del sud e stati del nord sia anche dettato dal fatto che la classe dominante europea e nazionale, eccetera, ha un'estrema paura della lotta di classe che verrà. Quindi quello che vogliono fare, tentare di fare, è tentare di prendere misure economiche molto, molto rapide, perché comunque si aprirà uno scontro inevitabile, e quindi ben vengano le discussioni, le analisi come questa, perché noi saremmo chiamati a partecipare, compagni, in una lotta che di sicuro stravolgerà il mondo come lo conosciamo adesso, finalmente. E vado a chiudere. Grazie. Ok, grazie Federica. Chiedo scusa se sono insistente, ma il tempo è poco. Di fatto avremmo già finito il tempo a disposizione con gli interventi che si sono segnati. Se c'è qualcuno che vuole farlo, chiedo di farlo entro il prossimo, ma non posso garantirlo. Quando vi chiedo di chiudere, per favore, bisogna chiudere e non semplicemente leggere più velocemente gli appunti che avete davanti agli occhi. Allora, se c'è, Vieri Pistocchi voleva fare una domanda velocissima. Mi senti? Sì, vai. Ecco, sì, io sono un ex compagno di Firenze, ho solo 3 domande veloci per Vittorio, ovvero qual è la posizione della tendenza sulla proposta della monetizzazione del debito italiano, il cosiddetto monetary debt, monetization debt, e sull'helicopter money, ovvero dare soldi a tutti una tantum. La seconda domanda è qual è la posizione della tendenza sulla democrazia diretta online, ovvero noi adesso stiamo facendo una discussione, potremmo anche, volendo, votare un po' tipo Rousseau, ma fatto in una visione più socialista e magari controllata dal basso. E la terza e ultima domanda, se come Marx ed Engels descrivono in dettaglio il socialismo, quello che sarà il socialismo e il comunismo. E poi ho una piccola proposta. Volendo potremmo fare anche un video su YouTube dove descriviamo quale potrebbe essere una strategia socialista per l'Italia, ovvero la presa del potere della classe, e magari descrivere i vari passaggi per cui questo possa avvenire. Grazie. Grazie mille Vieri. Velocissimo, ora abbiamo Stephen Ferrario e segue Roberto Sarti. Mi sentite? Sì. Ok. Adesso vedo se riesco anche a sbloccare il video. Ok. Allora, io sono... il mio intervento non sarà così alto come la maggior parte, insomma, di quelli che ho visto oggi. Io sono un operaio, faccio il muratore, e la mia storia è un po' strana, insomma, voglio soltanto fare toccare un punto. Anzitutto voglio ringraziare per questa cosa, perché per quelli che vengono come me, che hanno una storia come me, di voglia di capire, di fare, insomma, di migliorare la società, quello che a me manca, ad esempio, è proprio tutta la base teorica sul fatto che sia
possibile o meno cambiare le cose, oltre che saperle interpretare, se è possibile cambiarle. Io parto da, insomma, una storia particolare. La mia è la continua ricerca di un mondo giusto, migliore. E ho provato a entrare nel sindacato, lo vedo, sono di Dongo, lo vedo nel mio paese, sono iscritto all'AMPI, sto cercando di portare insomma una visione socialista. E però vedo che gli operai come me, ignoranti, io non ho mai fatto un'università, non ho mai avuto neanche la possibilità di leggere, neanche la voglia, a dire la verità, di studiare. Quello che serve, come ho letto da qualche parte sul giornale, insomma, serve un partito, serve qualcuno che mi dica dove andare a cercare. Poi dopo sì, capisco che il cambiamento è possibile, per cui la questione del voler cambiare, nel senso, la struttura di voi che siete, diciamo, due spanne sopra di me dal punto di vista intellettuale, è questo che dovete fare. E se quelli come me, gli operai, non vedono che esiste questa possibilità, vivranno in un limbo, no? Penseranno, come chi diceva qualcuno prima, che questo mondo è sempre esistito così. Ero io, ad esempio, quello che chiedeva prima se si poteva registrare, perché io queste cose qua me le devo rivedere, ristudiare. Quando sono venuto a Milano alla Festa Rossa, per dire, ho preso un sacco di libri, no? Da Salario e Profitto. Cioè, però, leggere Marx per me è complicato. Quello che mi ha aiutato, ad esempio, è l'introduzione fatta dalla redazione di, insomma, di Sinistra Classe Rivoluzione. Per cui, e poi io leggendo adesso, poi una cosa tira l'altra, le cose stanno dando i suoi frutti, continuo ad andare a informarmi, a leggere, insomma, ad approfondire, e capisco che per poter cambiare le cose, insomma, ad esempio, io devo cambiare, io devo cominciare a istruirmi, capire, avere una base teorica, e poi io nel mio piccolo lo porto, ad esempio, all'interno del cantiere. Io vivo in Ticino, e qua il sindacato è stalinista a manetta. Quando portavo delle proposte, dopo mi dicevano sì, vediamo, ma in realtà non vedevano niente, insomma, cadevano nel dimenticatoio. Per cui avere una base, insomma, teorica, che è questo, che è quello che serve a me, è molto importante. E questo mi permette di poter rapportarmi anche con i colleghi, insomma, nella vita reale, con il metodo, insomma, con il metodo scientifico. Niente, per cui concludo, perché non avevo preparato niente, insomma, non mi aspetto, cioè, non pensavo neanche di voler intervenire, ma volevo soltanto, anzitutto, ringraziare per queste cose, perché sennò io, vivendo nella provincia, nella campagna, sarei rimasto il contadino, insomma, ignorante, che vive di misticismo, che crede che le cose non si possano cambiare, insomma. E niente, tutto qua. Grazie. Grazie mille, Steven, che è stato perfettamente nei tempi. Abbiamo Roberto Sarti e dopo di lui Chiara Gravisi. Salve a tutti. Salve a tutti, compagni. Se mi sentite, spero di sì. Sono Roberto Sarti, intervengo da Bologna, sono di Sinistra Classe Rivoluzione. Intanto vorrei dire a Stephen che è molto, di non sentirsi troppo ignorante, sicuramente è 100 volte meno ignorante di tutti i capitalisti
che oggi con questa crisi brancano nel buio perché non sapevano assolutamente cosa fare. Già il fatto di organizzarsi e di studiare il marxismo è essere molto meno ignoranti di tutta questa gente che oggi veramente è disperata. È una crisi molto profonda che stiamo affrontando, però noi non crediamo che sia la crisi definitiva del capitalismo, come non ha mai creduto che ci fosse una crisi definitiva del capitalismo né Marx, né Engels, né Lenin. Per rispondere un po' al compagno che ci ha intervenuto prima di me, mi pare che si chiamasse Marco Belli, non può esistere una crisi definitiva del capitalismo perché nessuna classe ha mai lasciato la scena della storia senza combattere, e la classe capitalista non lascerà mai il potere, bisogna rovesciarlo. L'alternativa che noi abbiamo di fronte è quella o della rivoluzione socialista o della barbarie capitalista. E la rivoluzione, il trionfo della rivoluzione socialista non è affatto inevitabile. Se fosse inevitabile, qualcuno ha detto prima di me, noi oggi potremmo tranquillamente stare a poltrire tutto il pomeriggio, perché da un certo punto, dal cielo, arriverà il comunismo. Gli uomini stessi sono quelli che fanno la propria storia. La lotta di classe è il motore fondamentale della storia, e la lotta di classe è fatta dagli uomini, e particolarmente nel mondo moderno dalla classe operaia. E francamente è vero che la prima rivoluzione dell'umanità è stata vittoriosa, è stata la rivoluzione russa del 1917, però non è stata affatto l'unica rivoluzione che c'è mai stata. Sono state decine di rivoluzioni nel Novecento, per parlare solo del secolo scorso, per entrare in quest'ultimo secolo, e una delle rivoluzioni più importanti, dei momenti rivoluzionari più importanti del secolo scorso, 100 anni fa, è stata la rivoluzione in un dei paesi più sviluppati del capitalismo, cioè la Germania, che era anche allora un paese leader. La rivoluzione in Germania è stata sconfitta, è fallita, non perché i lavoratori tedeschi subivano qualche egemonia culturale da parte della classe dominante tedesca, ma perché non c'era un partito, come in Russia, quello bolscevico, che poteva guidare la rivoluzione e la vittoria. La classe operaia era egemonizzata dalla socialdemocrazia tedesca, che cedette il potere alla borghesia. Non ho tempo per entrare in questa grande lezione storica, ma se ci fosse stata la rivoluzione in Germania, tutto il mondo sarebbe cambiato, lavoratori tedeschi e russi insieme, quello che puntava Lenin, sarebbero avverati, e la rivoluzione internazionale sarebbe stata praticamente non proprio un gioco da ragazzi, ma avrebbe avuto un impulso formidabile. E in tutto questo, vedete, l'egemonia culturale della classe dominante c'è sempre stata. Adesso si parla di social media, 40 anni fa si parlava della televisione, 100 anni fa si parlava della religione. La classe dominante ha sempre cercato e ha sempre impone le sue idee come quelle dominanti nella società. Appunto, per millenni è stata la religione nelle sue varie forme. E queste idee della classe dominante solo raramente vengono rovesciate e vengono sostituite per brevi tempi, che sono quelli rivoluzionari, dalle idee dei rivoluzionari, in questo caso della classe lavoratrice. Proprio per questo noi dobbiamo essere organizzati, chi vuole cambiare la società deve essere organizzato in partito, per riuscire a tenere vive, a sviluppare le idee rivoluzionarie, le idee del marxismo in questa epoca moderna, per far sì di essere pronti quando ci saranno delle occasioni rivoluzionarie, per intervenire e per far trionfare questa rivoluzione. Perché appunto prima Stefan, prima di me, diceva appunto che molta gente pensa
che le cose non cambieranno mai. Ma questa è la classe dominante stessa che te lo dice, che ti porta a fartelo pensare, perché ci vuole tenere tutti come dei pecoroni mansueti, zitti e buoni, a seguire l'idolo del denaro oppure a sperare una vita dopo la morte, a seconda delle regioni di cui ciascuno persegue. Però le cose non sono così, le cose non rimangono sempre le stesse, c'è un continuo cambiamento nell'evoluzione umana. E la coscienza delle persone cambia continuamente. In questi 10 anni in Italia ci sono stati cambiamenti sismici dal punto di vista politico nella società italiana. Voti sono spostati in milioni dal 5 Stelle al PD, di nuovo al 5 Stelle e tutte le storie che sappiamo. E oggi la coscienza sta cambiando in maniera cosmica, davanti alla pressione, alla crisi più profonda della storia del capitalismo, davanti al fatto che in Italia milioni di persone perderanno il lavoro, 3 milioni hanno chiesto di persone almeno il salario, i 600 euro di bonus, oltre che sono per la strada. E in Stati Uniti d'America sono 20 milioni le persone disoccupate. Questo va ad un cambiamento profondo della coscienza, nella coscienza delle persone, e che in cui tutte le loro certezze sono state messe in discussione. E finisco l'ultimo ragionamento che voglio condividere con voi, è che oggi le idee di Marx, che la contraddizione fondamentale tra borghesia e proletariato non è mai così evidente come oggi, quando da un mese la borghesia tutto quello che cerca di fare è far andare a lavorare, costringere a lavorare il proletariato, la classe operaia, perché sennò i loro profitti sarebbero azzerati. Penso che questa è una cosa che tutte le persone vedono chiaramente. Le idee di Marx non sono mai state così valide, devono solo essere portate avanti da un'organizzazione, e io penso che noi oggi siamo questa organizzazione che esiste oggi nel mondo. Vi ringrazio. Grazie mille Roberto. Ora c'è Chiara Gravisi e a seguire Onstad della MID per l'ultimo intervento. Poi la parola sarà alle conclusioni. Ciao a tutti, mi sentite? Ci sentiamo. Una cosa che mi stupisce tantissimo in questi giorni è che si continua a ripetere che dopo che sarà finita questa emergenza andrà tutto bene e tornerà tutto come prima. Ed è una cosa assurda se ci pensate, perché noi da mesi che stiamo vivendo un periodo assolutamente travagliato e colmo di contraddizioni che si sono accumulate a ritmo sempre più frenetico in tutto il mondo. A parte i processi che hanno già detto i compagni di impoverimento generalizzato, proletarizzazione anche di vasti strati della società che prima potevano dirsi, diciamo, privilegiati, comunque ambire a standard e aspettative di vita più alte del resto della popolazione, adesso si sono trovati gettati in un mondo di precariato, di bassi salari, di totale incertezza, e questo per quelli a cui va bene, per quelli dei paesi a cosiddetto capitalismo avanzato, perché in moltissimi paesi non dobbiamo dimenticare che nei mesi scorsi ci sono stati sommosse, rivoluzioni, tumulti e sconvolgimenti di portata storica significativa. Insomma, è chiaro a questo punto che il ruolo progressista del capitalismo al frutto di tutte queste disgrazie, al frutto di un taglio della produzione suicida, è finito. Ma quello che è eccezionale è il fatto di come lo scoppio di questa pandemia, di questa emergenza sanitaria, abbia ulteriormente esacerbato e fatto esplodere tutte le contraddizioni che prima stavano venendo a galla. Quando usciremo da qui saremo davanti a una situazione in cui la classe dominante non sarà più in grado di mantenere il controllo, di riparare i danni che sono stati fatti, e i lavoratori non riusciranno più a,
a sopportare le pressioni che verranno poste sulle loro spalle, perché noi sappiamo benissimo che tutti questi prestiti, tutti questi magheggi, queste strategie di soldi buttati, soldi investiti, soldi spostati, che si stanno mettendo in atto in questo momento per cercare di non far collassare totalmente i sistemi sanitari e i vari paesi, un giorno andranno ripagati, un giorno non molto lontano, dai lavoratori, non certo da Bezos e dai suoi miliardi che ha nel cassetto. E a questo punto noi dobbiamo renderci conto che in un periodo come questo, dove le masse stanno iniziando ad avere a fare un salto di coscienza e dove anche nelle fabbriche lavoratori che prima cercavano solo di portarsi il pane a casa iniziano a capire che c'è qualcosa che non va, che non sono loro a dover essere l'agnello sacrificale per salvare la situazione, in questo periodo noi dobbiamo ricordarci che se una parte della classe dominante, degli economisti, magari un po' più attivi e un po' più sul pezzo, si sono ricordati che c'era un certo Marx che qualche dritta economica, qualche previsione l'aveva azzeccata, quello che non stanno ritirando fuori è che Marx, insieme a tutte le sue previsioni economiche, filosofiche, eccetera, eccetera, aveva anche una chiara posizione di dove dovevano andare a finire. Aveva una chiara posizione riguardo il fatto che la società, il capitalismo, si dirigeva inevitabilmente verso una rivoluzione. Adesso, il fatto che stiamo entrando in una fase pre-rivoluzionaria, quindi in una fase dove le masse partecipano attivamente sulla scena, non sono più in disparte, non sono più a subire passivamente quello che succede, deve farci ricordare che questi processi rivoluzionari, questi processi di presa di coscienza, questi processi di lotta che diventerà sempre più cruenta nel prossimo futuro, non sono mai lineari, non sono mai facili, non procedono senza ostacoli. La borghesia non è che si sveglia una mattina e dice «Ah, il nostro ruolo storico è finito, peccato, è ora di passare al socialismo». Ci sarà una lotta molto dura, è una lotta dove chi sta morendo cercherà in tutti i modi, con tutti i canali, tramite i media, la violenza, qualsiasi strategia tenterà pur di schiacciare le forze dei lavoratori. E noi dobbiamo ricordare quello che era un punto fondamentale nell'analisi di Marx, ovvero che, adesso chiudo, che serve e c'è la necessità di avere un partito che sappia porsi come avanguardia delle masse che si risvegliano e come guida di tutta questa massa della popolazione, di tutti questi lavoratori oppressi, che riesca a portarli al compimento del loro progetto, ovvero alla presa del potere. E per fare questo, adesso chiudo davvero, sono molto importanti per iniziare incontri come questi che possono formare quella che sarà l'avanguardia. Ma sarà anche poi ancora più importante attivarsi sul piano pratico per riuscire materialmente a dirigere i movimenti che di sicuro nella prossima fase ci stanno aspettando. Grazie. Ah, io ringrazio Chiara. Ti era segnato, l'aveva fatto in chat, per questo non l'avevo visto, Vincenzo Senza Tela, che adesso interverrà per 3 minuti, un compromesso che abbiamo trovato, e poi, come vi dicevo, Onsa della Med per l'ultimo. Per l'ultimo intervento. Salve, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Okay. Salve a tutti, sono Vincenzo Senza Tela, faccio parte anch'io di Sinistra Classe Rivoluzione. Dunque, sarò brevissimo, ma comunque Roberto Sarti col suo intervento ha già detto gran parte di quello che avrei voluto dire. Rispondo solo nel dettaglio a una cosa scritta in chat da Antonio Mercogliano. Dice appunto che non è detto che la scintilla della rivoluzione sia accesa dalla classe operaia, se Marx fosse vivo oggi farebbe una nuova analisi con risultati diversi. Questa cosa qui è un cattiva interpretazione, un misunderstanding, non mi viene in italiano, di quello che aveva detto Marx. Marx in inglese si direbbe working class.
working class, quindi non c'è una chiara connotazione di quello che fai. In Italia è stato tradotto all'epoca come proletariato o operai, ma non è solo la classe lavoratrice, non è formata solo da operai, e tra l'altro oggi è anche più difficilmente definibile come semplice proletariato. Chiaramente gli operai sono una parte di questa classe lavoratrice e certamente rispetto all'Ottocento è cambiata la composizione della classe lavoratrice. All'epoca era in gran parte formata da operai proletari, oggi in Occidente è diversa, è cambiata, sicuramente è più spezzettata al suo interno, è più disomogenea, è stata divisa in tanti settori, alcuni dei quali sono lavoratori praticamente individuali, che non hanno nemmeno un luogo di lavoro dove riunirsi. Quello che però è rimasto rispetto all'epoca è che gli operai hanno le caratteristiche per essere il settore più avanzato, che più facilmente può prendere coscienza nella classe lavoratrice e organizzarsi, perché sono appunto organizzati sul posto di lavoro. Gli operai fanno parte di un processo dove un insieme di azioni individuali porta alla produzione di una merce complessa. Azioni individuali semplici, e ognuno ha la percezione del ruolo che ha in questa catena. Quello che si dice appunto è una produzione socializzata. Ora, chiaramente il problema è che il frutto di questa produzione socializzata non rimane sociale, viene appropriato dal padrone. Però questa produzione sociale, appunto, come dicevano i marxisti, condiziona la coscienza e quindi degli operai, e quindi li porta più facilmente a prendere coscienza del loro ruolo nella produzione e nell'organizzarsi, diventando poi in situazioni di crisi un possibile settore avanzato della classe lavoratrice, quello che più facilmente è portato a organizzarsi e a muovere. Grazie. Grazie Vincenzo. Adesso la parola a Pons Abdelhamid per l'ultimo intervento. Prego. Ok, mi sentite? Vedete? Sì. Ok, io sono Pons Abdelhamid della sezione modenese di Sinistra Classe Rivoluzione. E parto dal dire che la nostra partecipazione al gruppo di studio marxista oggi ci mostra come la battaglia che portiamo avanti non si ferma soltanto nei posti di lavoro, Parlamento e nei sindacati. Essa è anche una guerra aperta contro l'ideologia dominante. Infatti, uno dei tanti compiti dei marxisti oggi è quello di smascherare l'ipocrisia borghese e mostrare le contraddizioni, appunto, della cosiddetta, ripeto, ideologia borghese, che, a differenza delle altre forme di pressione, sicuramente è più sottile, più subdola e dunque anche più difficile da sradicare. Essa è ciò che fa credere agli uomini di essere tutti individui ugualmente liberi. Tutti abbiamo le stesse capacità. Sei un uomo, sei un bambino che sta morendo di fame in Africa, se ti impegni ce la fai a diventare ricco. Ci fa credere che siamo dotati di libero arbitrio, che dunque possiamo decidere per noi stessi, basandoci sulla nostra unica ragione. Parte dunque dal presupposto che sia la coscienza, ovvero i nostri pensieri, opinioni, personalità, cioè insomma pensiero, che determina in ultima istanza l'essere, ovvero chi siamo e cosa facciamo. E Marx ovviamente inverte, per Marx è l'essere che determina la coscienza, e ci insegna ad esempio che il pensiero, ovvero l'atto soggettivo, è sì importante, ma comunque si trova in una relazione di subordinazione, si trova subordinato rispetto alle condizioni oggettive. Cioè il loro rapporto, diciamo che, come tutto, è dialettico e quindi anche contraddittorio. E basti pensare che ad esempio un uomo nel Medioevo, per quanto intelligente potesse essere stato, non avrebbe mai potuto comprendere come la pensasse un uomo nel capitalismo, ad esempio. Perché uno dei nostri più grandi traguardi a livello tecnologico è il computer, l'accesso a internet,
che poi ci ha permesso di avere tutto questo accesso all'informazione, di poter comunicare con gente che sta dall'altra parte del mondo. E questo sicuramente ha aiutato a plasmare la nostra forma mentis, la nostra forma del pensiero. Se poi, questa è una cosa ridicola, pensiamo che l'espressione politica di questa presunta libertà e uguaglianza tra cittadini si esprime col liberalismo, che si impegna a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui, aspetta, faccio una parentesi, questi diritti non sono grandi, grandi conquiste in quanto società, ma anzi sono attributi naturali dell'uomo, intrinseche alla natura umana stessa. Il diritto alla vita, il principale, è quello meno rispettato, ma non da noi comunisti cattivi che mangiamo i bambini, no, ma della borghesia stessa. Infatti oggigiorno 24.000 persone muoiono al giorno per fame, comunque per conseguenze legate, in un sistema dove si hanno le crisi di sovrapproduzione, le morti sul lavoro che l'anno scorso hanno raggiunto quasi 3 milioni, per non parlare poi delle guerre, dei morti in mare, che sono causate sempre da queste divisioni su basi nazionaliste, che ricordiamo che il principio cardine della nostra organizzazione, ma anche costante nel pensiero di Marx e poi di Lenin e poi di Trotsky, è l'internazionalismo. Pensiamo che c'è gente in Africa che ancora muore di malaria, comunque perché? Perché non se lo può permettere, dunque non si merita la vita, quindi la vita di tutti non è pari. E questo l'abbiamo visto anche noi con l'epidemia del coronavirus, dove in un paese come l'Italia, che comunque non è il più povero del mondo, abbiamo visto le conseguenze di 30 anni di tagli del sistema sanitario. E abbiamo visto gente che è stata costretta ad assistere alla morte di familiari, perché? Perché non c'erano abbastanza posti in terapia intensiva, non c'erano posti letto in ospedale, non arrivavano le ambulanze. E tra l'altro la borghesia ha insistito affinché le fabbriche tornassero a lavorare e che aprissero il più presto possibile. Perché? Perché il profitto viene anche prima della salute. E prima che si aprisse la parentesi del coronavirus abbiamo visto le mobilitazioni del clima, movimenti per la salvaguardia dell'ambiente. E come anche qui, un ulteriore esempio, la borghesia ci ha mostrato che il 70% dell'inquinamento atmosferico è dato da 100 delle più grandi aziende, ancora una volta, il profitto prima di tutto, prima ancora della natura. E Marx ed Engels ci insegnano che l'uomo fa parte della natura ed è soggetto alle sue stesse leggi, non è una realtà a sé stante. E allora ci verrebbe da dire perché è proprio il socialismo tra tutti i sistemi, ok? Perché anche chi riprende Marx è solitamente... riconosce ciò che la critica che fa del capitalismo, ma propone soluzioni diverse. E Marx non disse che il comunismo è la medicina di tutto. Lui disse che comunque si aprono due strade. La prima, continuando su questa via, che avrebbe portato alla distruzione dell'umanità, del proletariato e della borghesia stessa, infine. E la seconda, a cui aspiriamo noi per assicurarci che ci sia ancora del progresso sociale, per rivivere ciò che ha fatto vivere il capitalismo agli albori del suo progresso, ad esempio scientifico, tecnologico, ma anche dal campo delle idee. Infatti Marx scrisse che non avremo più degli Hegel e dei Kant a capitalismo avanzato. E questo ci hanno mostrato i comunardi e poi anche i bolscevichi. Si fa organizzandosi lavoratori e giovani che sono anche i lavoratori del domani, poi nazionalizzare e privatizzare. Rivoluzione. Concluso. Lascio le parole alla conclusione. Ok, Hans ha fatto anche il mio ruolo, quindi le parole alle conclusioni. Aspetta, Vittorio, che ti do la... C'era perché non ti vedo. Eccolo. Ok, adesso ti sentiamo. No, appunto, devi liberarmi tu. Allora, sì, ovviamente la
proverò appunto a tirare un po' le somme di questa discussione, che è stata una discussione estremamente articolata. Spero che mi riusciate a sentire. Io... Ti sentiamo. Ok, perfetto. E una discussione, abbiamo avuto un'ottima discussione, devo dire, che è una discussione, non è una lezione, come pure ho letto in chat. E proverò, diciamo, a rispondere, a replicare un po' alle domande che sono state fatte, alle osservazioni anche critiche che sono state poste, in maniera, cerco di essere il più ordinato possibile, per quanto sia appunto molto molto complesso. Se non risponderò a tutti, non tutti saranno soddisfatti, ovviamente la discussione potrà proseguire, e per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, molti compagni già hanno postato link al sito, a lavori. Proverò anche io a suggerire qualche cosa, perché chiaramente il pensiero marxista è di una grande, estrema varietà e complessità, anche se va detto una cosa, questo lo dico anche a Stephen, ma a tutti i compagni, l'obiettivo di Marx era la rivoluzione, l'obiettivo di Marx era organizzare i lavoratori, e quindi l'obiettivo di un'organizzazione che a lui si ispira deve essere sempre quella di provare appunto a comunicare con i livelli diversi che esistono. E vi assicuro che i livelli culturali della classe operaia dell'Ottocento erano molto molto inferiori rispetto a quella di oggi. Questo è un altro, diciamo, dei miti. Poi centrerò sulla classe operaia, che sembra non essere mai adeguata per certe persone al cambiamento della società, e invece così non è. Parto da una questione che è stata sollevata dai compagni circa il determinismo nel marxismo, che è un'accusa frequente, che è stata rivolta appunto a Marx e molto più spesso ad Engels. In realtà non c'è nulla di più distante del determinismo dal pensiero di Marx ed Engels. La dialettica è l'esatto opposto, la dialettica è proprio la complessità di come le cose interagiscono in natura e in società tra di loro, di come ci siano rapporti conflittuali o di sintesi tra i diversi elementi che compongono la natura, e con le dovute differenze, evidentemente, lo dicevano già i compagni, anche nella società. È una scuola di complessità, non è una scuola di semplificazioni. E molto spesso chi ha contestato il determinismo in Marx ed Engels è caduto per primo in questa trappola. Vi leggo, l'unica citazione che farò sarà questa, proprio sulla concezione materialistica della storia e sul problema del determinismo storico e della centralità dell'economia. Dice Engels, in una lettera in cui risponde a Bloch, una persona con cui interloquiva, una frase che è famosa, ma forse è utile tornarci sopra per capirne la profondità. Secondo la concezione materialistica della storia, la produzione e riproduzione della vita reale è, nella storia, il momento in ultima istanza determinante. Di più, né io né Marx abbiamo mai affermato. Se ora qualcuno distorce quell'affermazione in modo che il momento economico risulti essere l'unico determinante, trasforma quel principio in una frase fatta insignificante, astratta e assurda. La situazione economica è la base, ma i diversi momenti della sovrastruttura, le forme politiche della lotta di classe e i risultati di questa, costituzioni stabilite dalla classe vittoriosa dopo una battaglia vinta, eccetera, le forme giuridiche, anzi, persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di coloro che vi prendono parte, le teorie politiche, giuridiche e filosofiche, le visioni religiose e il loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza sul decorso delle lotte storiche e in molti casi ne determinano in modo preponderante la forma. Questo dice appunto Engels in risposta a chi contestava una semplificazione e un certo anche determinismo nella loro ricostruzione storica. Certo che appunto non si può poi, diciamo in maniera del tutto differente, arrivare a contestare Marx in maniera poco scientifica. Il pensiero di Marx si basa sull'osservazione della realtà, non su quello che, diciamo, nell'accademia in cui purtroppo mi trovo ad operare io si chiama pensiero controfattuale. Se fosse vissuto, se fosse successo, ecco, non è questo un principio scientifico. Quello che noi osserviamo oggi è che esiste una polarizzazione di classi sociali
che mai come oggi è evidente, e questa polarizzazione vede contrapposti coloro che lavorano e producono. E qui non si sta discutendo, la classe operaia è quella classe che ci consente in questo momento di comunicare perché abbiamo dei computer fatti da degli operai, siamo collegati a delle reti elettriche costruite da operai e gestite da, da operai, possiamo appoggiare il computer su un tavolo costruiti da, da operai. Quindi chiaramente detiene un potere, una forza economica straordinaria, detiene già il futuro della nostra società. E per questo diciamo è centrale e lavora in una forma organizzata tale per cui in qualche modo lavorando tutti quanti insieme già prefigurano una società in cui saremo tutti quanti sullo stesso piano. Ma chiaramente Marx non pensa solamente agli operai industriali e il pensiero marxista nelle sue evoluzioni non si può ridurre a questo. Tutti quanti i lavoratori parteciperanno, i lavoratori dipendenti e dico di più, tantissima piccola borghesia, commercianti saranno necessari nel momento diciamo della frattura rivoluzionaria. Questo appunto è non va assolutamente dimenticato ed è centrale nel ragionamento di Marx ed Engels, la capacità che hanno i lavoratori per la loro centralità produttiva di aggregare attorno a sé anche altre classi sociali. All'epoca c'erano i contadini, oggi hanno un peso ovviamente molto molto minore. E chi ha proposto, diciamo, di altre soluzioni non ha mai individuato una classe alternativa, un segmento sociale, diciamo, diverso rispetto a quello individuato da Marx in maniera scientifica, ma tutt'al più abbiamo visto speculazioni, le moltitudini di toni negri, soggetti del tutto indefiniti. Quando non sai come risolvere un problema, tiri fuori una parola che però non ha nessun significato puntuale, per provare insomma ad essere originale. Ecco, l'Accademia è piena di queste concezioni. Marx dice, appunto, è determinista la concezione, arriveremo necessariamente automaticamente al socialismo? Già rispondevano Pepe e altri compagni prima di me, non è così. Il punto però è molto semplice, oggi, non in passato. E se in passato la lotta di classe poteva terminare o con una rivoluzione, quindi con un superamento del modo di produzione di quel momento specifico, o con la distruzione, con il collasso, dice Marx più volte, di entrambe le classi in lotta, o delle varie classi in lotta, perché non sempre sono state solamente due, e questo aveva delle conseguenze importanti. Pensiamo alla transizione tra l'età antica e l'età feudale, dove c'è una regressione importante in tutta una serie di aspetti tecnologici, qua non è un giudizio di valore. Ma appunto era un'epoca in cui lo sviluppo umano non aveva raggiunto i livelli attuali. Se noi immaginiamo oggi un collasso della società dovuta allo scontro in cui entrambe le classi collassano, con il potere che oggi l'uomo ha di distruggere anche il mondo, cosa che sta già avvenendo, ci rendiamo conto che la barbarie che abbiamo di fronte, prospettata dal capitalismo, non ha paragoni con quello che è successo in passato. E da questo punto di vista, magari la rivoluzione non sarà più, diciamo, l'esito ancora una volta obbligatorio, ma sicuramente acquista forza rispetto alla prospettiva della distruzione dell'umanità. Ed è comunque appunto l'obiettivo a cui Marx ambiva in passato. Una terza via non c'è. I riformisti la cercano ossessivamente da 150 anni, una via mediana, l'hanno anche magari individuata. Adesso qual è la via mediana, diciamo, degli economisti borghesi, dei riformisti anche di sinistra? L'idea è torniamo al passato, torniamo a come si stava negli anni 70 e 80. Ecco, la verità è che questa è un'utopia. Pensare che noi possiamo rimettere indietro le lancette della storia e tornare a una situazione in cui c'era un po' più di stato sociale in diversi paesi occidentali e magari appunto evitare la conflittualità o la devastazione che il sistema porta con sé da un punto di vista sociale, economico, ecologico e via discorrendo. Questa è un'utopia perché quel risultato, quello stato sociale, quelle condizioni furono il portato di tentativi rivoluzionari sconfitti. Le riforme sono sempre state il sottoprodotto della rivoluzione, non un'alternativa alla rivoluzione.
Il fatto, diceva già Pepo, diciamo già altri compagni, che la classe dominante provi a esercitare tutto il suo potere, non solo economico, ma anche utilizzando la sovrastruttura intellettuale, ideologica. Cioè, quell'idea che Gramsci sviluppa come il tema dell'egemonia, innanzitutto non bisogna farne una metafisica del potere, come spesso è stato fatto. L'egemonia culturale, ecco, come diciamo il materialismo è stato dialettico e storico, è stato oggetto delle peggiori diciamo storture, devo dire che secondo in classifica l'egemonia culturale di Gramsci, che era una spiegazione del perché, secondo lui, in Italia, oltre ad altri motivi politici, cioè l'incapacità del Partito Socialista Italiano e dell'appena nato, neonato Partito Comunista Italiano, appunto non erano riusciti a fare la rivoluzione, c'era anche un controllo culturale esercitato dalla borghesia. Questo esiste, e lo diceva appunto prima, aveva esistito in forme anche più pervasive, perché vi assicuro che la religione in millenni è stato uno strumento coercitivo di una potenza che per noi oggi è difficilmente immaginabile. E questo ci dice che cosa? Non che sia impossibile la rivoluzione. Quando Gramsci scrive quello è legato al dibattito sul Mezzogiorno, lo scritto del 26, in cui inizia a elaborare l'egemonia culturale come categoria, lui lo fa per l'obiettivo che si proponeva all'epoca, di fare la rivoluzione, non di dire non si può fare la rivoluzione perché c'è l'egemonia. È un ulteriore ostacolo che un'organizzazione deve saper confrontare, deve spezzare il controllo culturale della classe dominante e porre un nuovo controllo. Ma a questo serve l'organizzazione. L'organizzazione politica rivoluzionaria, e di questo era perfettamente cosciente anche Gramsci quando scriveva queste cose, è fondamentale proprio perché c'è bisogno, e questo mi rivolgo appunto ai compagni, a Stephen e agli altri, c'è bisogno di svelare l'ipocrisia della borghesia da ogni punto di vista, far vedere ai lavoratori, che lo capiscono benissimo sulla loro pelle, che cos'è lo sfruttamento, ma far capire anche come rompere la catena dello sfruttamento. L'organizzazione è la memoria di quello che è passato per evitare che si ricommettano gli errori in futuro, è quello strumento in grado appunto della lotta contro la borghesia, che come dicevano giustamente i miei compagni, mai lascerà il potere autonomamente, e quindi questo diciamo dobbiamo averlo ben chiaro, è quell'organizzazione che appunto saprà guidare, orientare la classe lavoratrice in tutto il mondo. Una rivoluzione vittoriosa, perché le rivoluzioni, anche questo è stato già detto, ci sono state, non c'è stata solo la rivoluzione russa, negli stessi anni in cui si compiva la rivoluzione in Russia, scoppiavano rivoluzioni in Germania in rapida sequenza, in Ungheria e, compagni, ricordiamolo, in Italia, altrimenti diciamo finiamo per fare un dibattito in cui non teniamo conto anche delle cose più vicine paradossalmente a noi, paesi avanzati. E il problema è che diciamo la rivoluzione sia stata vittoriosa grazie a un partito nello specifico in quel contesto, il partito bolscevico in Russia, e che però la Russia diciamo non aveva ancora quello sviluppo economico tale da consentirgli appunto di muovere verso una piena democrazia operaia. Ci fu un momento iniziale in cui questo avvenne, ma l'assenza di rivoluzione degli altri paesi, l'incapacità dei vari partiti di portarle a termine, portò appunto successivamente alla degenerazione staliniana. Su questo però vi invito anche a partecipare al GSM la settimana prossima, che sarà proprio sulla genesi dello stalinismo e su come evidentemente noi invece intendiamo costruire un regime di altra natura, un regime appunto socialista. Perché, e qua provo a rispondere anche ad altre domande, è chiaro che la democrazia è fondamentale per il socialismo, però innanzitutto il socialismo parte come premessa obbligatoria dalla conquista da parte dei lavoratori dei mezzi economici, altrimenti non puoi materialmente modificare le cose presenti. Per cui la democrazia digitale, diciamo, è una modalità
ma diciamo è del tutto diciamo, è inutile se appunto non si sono prima espropriati i padroni, non si sono posti sotto il controllo dei lavoratori gli strumenti di produzione. Chiaramente ogni aiuto diciamo, per organizzare al meglio una democrazia socialista sarà ben accetto. E questo anche per rispondere ad altre proposte rispetto alla crisi in corso. Tutti gli escamotage finanziari che si possono immaginare, tutto quello che è il dibattito che noi leggiamo sui giornali, sono palliativi. Sono formule per chiedere ancora una volta alla classe lavoratrice di pagare, magari chi più lentamente, chi più velocemente, chi in maniera più o meno, diciamo, violenta, appunto, il conto della crisi presente, che è una crisi causata da questo sistema, ai lavoratori. Questo è il punto fondamentale. Chiudo appunto perché il tempo è finito e perché credo che la discussione sia stata già sufficientemente lunga. Com'era descritto il socialismo e il comunismo in Marx? Marx ed Engels ovviamente lo prospettavano, però si avvicina il socialismo in un certo momento della vita di Marx ed Engels ai loro occhi, ed è quando i comunardi, i rivoluzionari della Comune di Parigi nel 1870, per alcune settimane prendono il potere. Ecco, che cos'è il socialismo per Marx in quel momento? È la stagione della massima democrazia che lui abbia mai visto, in cui i lavoratori appunto controllano in maniera per la prima volta unitaria ed equa la società, in cui tutti partecipano alle discussioni, al dibattito, alle decisioni per migliorare il contesto in cui vivevano. Era appunto un regno di possibilità che si stava lentamente aprendo e che fu purtroppo in quel caso, diciamo, represso nel sangue dagli eserciti, dall'esercito tedesco. E quindi si dovette aspettare una nuova stagione rivoluzionaria, e a molte altre sono venute dopo. Quella che abbiamo davanti a noi è una nuova stagione rivoluzionaria. Prima che scoppiasse il coronavirus, l'America Latina era in un subbuglio, in un fermento che non vedevamo da anni, e lo stesso in tantissimi paesi arabi del Nord Africa, e lo stesso avverrà e sta avvenendo anche in Europa e negli Stati Uniti, dove gli scioperi iniziano a essere davvero significativi, a far vedere appunto quali sono le linee di classe che attraversano la società. Questo è quello che abbiamo davanti, dobbiamo decidere da che parte stare e come collocarci nei campi che si vanno a schierare. La nostra organizzazione chiaramente sarà al fianco dei lavoratori, proverà in tutti i modi a portare avanti un attacco al potere reazionario e ormai criminale della borghesia in tutti i luoghi in cui potremo operare. Tra i lavoratori, tra i giovani, tra gli studenti di scuole medie, di università, perché la lotta sarà dappertutto, dobbiamo essere pronti a questo futuro, organizzandoci, discutendo sicuramente, ma anche sporcandoci le mani nella lotta di classe. E con questo ho concluso. Benissimo, io ringrazio molto Vittorio per le sue conclusioni. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Noi oggi abbiamo avuto quasi 3 ore di discussione con 13 diversi interventi, oltre a interventi che ci sono stati nella chat, sono stati anche ripresi nelle conclusioni di Vittorio. Chiunque avesse considerazioni, domande, ci sono punti che sono poco chiari o che vuole approfondire, ci può scrivere alla mail organizzazione.scr@gmail.com, che è quella da cui avete ricevuto i materiali per preparare questa discussione, e noi li renderemo noti, risponderemo. Insomma, questa è una discussione che deve andare avanti. A breve riceverete un piccolo questionario di valutazione. Serve anche a noi per capire se è affilato tutto liscio, che cosa è stato più apprezzato, se c'è qualcosa che dobbiamo correggere, e anche per chiedervi chi può essere interessato a partecipare
a dei gruppi intensivi di formazione che possiamo fare magari con gruppi più ristretti, prendendo in mano dei libri, leggendoli e discutendoli una volta letti, o chi è interessato a conoscere e magari contribuire all'attività militante che facciamo tutti i giorni. Per avere questo questionario noi usiamo le mail dei form di registrazione, quello che avete compilato mettendo nome, cognome, città e a quali discussioni volevate partecipare. Per cui chi si fosse entrato senza aver precedentemente compilato questo form, invito a compilarlo. Emanuele ha messo nella chat il link per iscriversi alle prossime registrazioni. E se vi è piaciuta questa discussione, fatelo girare fra i vostri amici, compagni di classe, di facoltà, colleghi al lavoro, perché la nostra volontà è proprio quello di mettere a disposizione questa discussione e queste discussioni, che credo, dopo queste 3 ore di discussioni, di poter dire che siano state non solo buone, ma anche un'ispirazione, ecco, per chi cerca un'alternativa in questa situazione. Io credo di poter finire qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento sabato prossimo, 18 aprile alle 15, con la discussione sullo stalinismo, un'eredità che non ci appartiene. Sempre a chi compila il form di registrazione invieremo anche in questo caso dei brevi testi che possono essere letti per preparare la prossima riunione. Invitate, perché abbiamo fatto un potenziamento su Zoom che ci permette di tenere fino a 500 persone. Le registrazioni sono arrivate a 250, a dire il vero, in corso, a discussione in corso. Oggi abbiamo visto un picco di 165-170, se non sbaglio, presenze, qualcosa di più probabilmente, visto che c'è stato un po' di rotazione, ma insomma, se superiamo le 500 avremo piacere ad acquistare un altro potenziamento. A tal proposito ricordo che manderemo anche il link corretto per fare i contributi e le offerte per il nostro lavoro, appunto, di discussione teorica e di militanza all'organizzazione Sinistra Classe Rivoluzione e alla Tendenza Marxista Internazionale. Grazie mille a tutti e ci vediamo sabato prossimo e ci sentiamo in mail o con le altre forme da qui al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti.